L'ospite che sto per introdurvi si chiama Marco Foco, lui è Senior Engineering Manager Nvidia, quelli che fanno le schede grafiche e non solo. Poi chiederemo un po' di cosa si occupa, quello che potrà dire ovviamente, buona parte del suo lavoro è coperto da NDA e quindi via. A che ora finisce la live? Non lo sappiamo perché io e Marco siamo dei chiacchieroni, per cui può darsi che andremo avanti all'infinito. No, lo so, quando crolliamo finisce la live. Marco è una. Ci siamo conosciuti molti anni fa, poi vi raccontiamo un po' di cose, ok? Detto questo, ladies and gentlemen, abbiamo con noi, gioca con noi, Marco Foco. Ciao, ciao Marco, come stai? Bene, bene. Perché ci switcho, si sembra che ci guardiamo, ma io ti guardo un po' storto, anche tu storto. No, Devo aspetta, di qua. mettere così. Vai, vai tranquillo, come capita. Ciao Marco. Allora, già domande, no, con calma. Ok, già Allora, qualcuno c'è. intanto, sì, ho già Già chiesto qualcuno quante stock Nvidia hai, con calma, ci c'è. arriveremo a No, qualche. no, è una maglietta che qua è piaciuta, vedo. Cos'è? Cos'è? Tool. Cos'è? Ah, ok, ma è Tool il gruppo musicale? Sì, grande concerto Ok, a Torino, tra l'altro. ok. A breve o già No, stato? no, già fatto. Questa qua è una Già maglietta del. fatto. Io mi ricordo una canzone sola, tipo Writing 2, se sbaglio, una delle più Sì. famose, credo. No? Ok. Tu sei anche un musicista, tra le altre cose, ti No, piace? no, Ah, no, no. ok. Cioè, mi piace la musica, ma non suono niente proprio. Infatti, vabbè, questa. Inizio con le cazzate, scusami. Vai, partiamo con le Aneddoto, cazzate. aneddoto, io ho lavorato al Politecnico per un po' di anni come ricercatore e il mio professore era il laboratorio di Image and Sound Processing. E il mio professore, quando presentava il laboratorio, diceva: noi abbiamo 20 persone, di cui 19 musiciste, poi abbiamo Marco. Poi Marco. Ah. Però hai proprio il physique du rôle del chitarrista elettrico, cioè. Evidentemente sì, però Girano no. dei deepfake, secondo me. Allora, andiamo con un po' più di ordine. Marco Foco, intanto, come ci siamo conosciuti io e te? Dai Siamo conosciuti tramite Marco Arena, che. Tramite che Marco Arena, è vero. è l'organizzatore di +++ IT, cioè Il il user group. pre-incremento di un puntatore, di un iteratore in C++. Parli di sicuro di SAP, Italian C++. qualcuno conosce. Cioè, Qualcuno ha beccato il mio professore, il professore con cui ho lavorato. ok. Esattamente, scusami. No, ma Vai, Marco vai, vai Arena tranquillo. ha messo su, organizzato tutta una serie di eventi riguardo C++ in Italia per molti anni, continua tuttora, anzi ce ne sarà uno a breve, Grande non Marco, vedo. magari sarebbe interessante anche fare una chiacchierata con lui prima o poi. Sì, adesso. E niente, quindi ho partecipato a molti di questi quando ero in Italia, perché non sono più in Italia, anche se adesso sono vicino all'Italia. Ok, ci arriviamo. Allora, C++ IT è la community degli sviluppatori C++ italiani. E sì, niente, ricordo Marco Arena, grande amico in comune. Lui ha lavorato in Ferrari, ha lavorato, ora stava, se non sbaglio, Noi ci siamo addirittura. conosciuti in Tetra Sì, Pak adesso. Noi ora sta in siamo Tetra conosciuti Pak, con ok. Ferrari. Anche Io te e hai lavorato in Marco. Ferrari? Sì, io ho lavorato Ah, 8 anni. tu, ah, tra l'altro, tu hai lavorato ovunque, se non sbaglio, no? Lavorato da un po' di parte, sì. Ok, poi ci arriviamo. Arriviamo. Quindi Marco Arena, qualcosa come attorno al 2011-2010, qualcosa, tantissimi anni fa, poco prima che io andassi in Svizzera, Fino al mi dice: 2011 credo che abbia iniziato a fare gli eventi, in voglio far effetti. partire questa attività, questo gruppo no profit, non so se penso sia un'associazione o qualcosa del genere, e organizzano eventi, tech talk, cose molto interessanti. In teoria io ero tra i cofondatori, però poi non ho mai partecipato perché da lì a breve sono partito via, non sono riuscito mai a. Quando sono partiti gli eventi, per me era già troppo tardi, ero già in movimento, per cui diciamolo, tu col C++ che rapporto hai? Chi sei? Chi sono? Cala la Allora, maschera. Sei io sono Bjarne. Head of National Body italiano, cioè sono il capo delegazione della delegazione UNI presso ISO,
nel comitato di standardizzazione di C++. Il Working Group 21, il mitico, che Working tu Group sei. 21. Ed è, vabbè, questo sembra, cazzo, ti hanno eletto, scusa, si può dire, cazzo. Dici Mariano, dici Mariano. Allora, ti hanno eletto addirittura, no, l'unico motivo per cui sono quello è perché sono l'unico stronzo che ha deciso di farlo questa rappresentanza italiana. E quindi poi mi hanno detto, sì, la facciamo, ti seguiamo, però, ti seguiamo, però, Però ci fai, pensi tu, paghi organizzi tu. te. Esatto. Ah, ok, beh, figo così, cioè, nel Quindi, senso in che è tutto realtà, a tue spese. Ok. più o meno. Quindi, attenzione, esiste un comitato italiano Esiste un diciamo, che comitato va a dire la italiano. sua, come, che è tipo l'ONU, ci sono tipo la gente con i diritti di veto. Per modo di dire, no, cioè, no, non è così. Diciamo che è un hobby costoso, ecco, Ok, essere è parte del tipo il gruppo comitato. del polo. Quindi per riassumere, Marco è uno che è dentro al C++ da sempre, ha scritto delle proposte di improvement del linguaggio, conoscerai, ho visto nelle tue ultime stream, attenzione, che stai giochicchiando col C++ 20, o col 23. R23. Il 23, ok. Ok, tanta roba. Io sono Sì. rimasto indietro, sono rimasto al Allora, C++ 11. sto giocando con C++ 23 perché farò a breve anche una presentazione. Io sono a Lugano, così adesso Ok. iniziamo ad aggiungere cose. E a breve, il 16 di aprile, mi pare, ci sarà una presentazione presso la user group di Lugano, C++ user group a Lugano. E niente, farò una presentazione di feature del linguaggio C++ 23. Ok, se la gente ti Siamo cerca al su YouTube 23. trova qualche tuo talk, immagino, trova qualcosa. Ok. Allora, sì, si trovano dei miei talk, sì, su YouTube decisamente se ne trovano, molti sono quelli appunto di Italian C++. Ok. E sì, Grande. ci Perfetto. sono, Quindi a ci sono. Lugano il 16 di aprile c'è una Lugano C++ user C'è uno group, user ma group che. quanto, come so, io mi immagino, allora io sono anche innamorato ormai del C++, però sono tanti anni che sono un po' che non pratico e ormai vedo che il declino della, sembra come se stiamo, cioè mi immagino c'è da qualche parte due ottantenni che parlano del Fortran e si incontrano, no? Qual è la percezione del C++ ad oggi, secondo te? Allora, continuano a dire che è in salita. Nel senso che no, io non so le statistiche come le facciano, ma dicono che è in salita come linguaggio. Viene utilizzato più che in passato, però come lo misurano Ok, non ho idea. chiaro. Viene molto criticato il linguaggio, anzi di recente c'è stata proprio una cosa che ha preoccupato un po' il comitato. Non mi ricordo quale ente americano ha definito C++ non memory safe, secondo me giustamente, perché comunque C++, come dice Bjarne, mentre C ti permette di spararti in un piede, C++ te lo rende più difficile, ma se lo fai ti tiri via tutta la gamba. Ok, mi piace, mi piace. Ok, quindi la critica era quindi specifica al C++, non al Sì, C in è, generale. in realtà è una critica che hanno mosso a C e C++ come classe di linguaggi, ma giustamente hanno ragione, secondo me, e molti nel comitato si sono preoccupati, tanto che credo, ma questa non è una certezza, credo che su C++ 26 ci si concentrerà molto su questo aspetto. Ok, Ci saranno ok. molte più proposte e molte e avranno magari un canale preferenziale. Questa è una mia ipotesi, una mia speculazione, non è Ok. una decisione strategica che è stata presa. Però il sentimento che ho sentito in giro era proprio quello di considerare questo problema e cercare di almeno andarci incontro. Poi ci sono state fatte nel linguaggio cose che vanno verso il miglioramento di questo, però. Ok. Vedo che
Già sono partite le guerre di linguaggio. Stiamo un po' sui linguaggi, poi andiamo un po' sulla storia di Marco e altre cose. Io sono ormai, ho una startup e non scrivo più codice ormai, mi spiace, vorrei tornare a scriverlo. In questo momento faccio un po' di difficoltà, con i tempi, con tutto quanto. Però noi sviluppiamo in Rust. So che gli amanti del Rust, ad esempio, sono molto, molto, fondamentalisti. E ho visto recentemente dei video che parlano anche di livello di performance sul Rust, che c'è gente che afferma essere Pareto superior del C++ quasi su tutto. Detto, io fino a qualche anno fa ero un difensore estremo, adesso che non sto più sul pezzo mi comincio a domandare lato performance, che era ciò che era rimasto di più fondamentale al C++, se vogliamo anche al C, no? C'è qualche competitor in vista secondo te? Rust o Carbon? La mia risposta che mi do al volo è che sono linguaggi promettenti, ma manca ancora di tantissima standardizzazione. Cioè, Rust è un linguaggio di proprietà di Firefox, di Mozilla, se non sbaglio. Sì, anche se c'è comunque un comitato abbastanza aperto, da quanto ne so. Allora, no, giusto per chiarire, io non sono ateo. Quindi, cioè proprio in generale, ma su tutto, quindi anche sui linguaggi, non è che ho, sì, sono rappresentante di C++ per l'Italia, però Rust è un linguaggio che è molto interessante, tanto più che molti membri del comitato lo prendono anche ad esempio, perché Rust ha sviluppato e continua a sviluppare cose interessanti all'interno del linguaggio, assolutamente. E la stessa cosa, Carbon e CPP Front, il nuovo, è un altro tipo di impegno D'accordo. che però è molto simile a Carbon. CPP Front prende il nome da C Front, che era il nome originale di CPP. Era un Questa non la front-end. sapevo. C Front C++ era si chiama C-Front. C Front, sì. Anzi, si chiamava Ok. C with Classes. E il compilatore si chiamava C-Front perché era un precompilatore che generava codice C e poi lo dava in pasto al compilatore C. E CPP-Front è esattamente la stessa cosa, un precompilatore di un altro linguaggio che hanno chiamato CPP2, cioè C++ 2, versione 2, e compila in C++. Quindi genera codice C++ che poi viene compilato dal compilatore. È molto simile a Carbon come idea. E appunto l'idea è iniziare a buttare via un po' di problemi di C++. C++, scusami, ho mischiato tutto Sì, quanto. puoi chiamarlo anche C++, dai, qui siamo fatto CCPU, asciutta. possiamo chiamare CCPU. CCP, CCP, CPP, CPP. Allora, C++ ha dei problemi che sono legati alla compatibilità C. Buona parte, non tutti, cioè, i casini se li è creati anche C++ da solo, però molti dei problemi sono dovuti alla retrocompatibilità con C. E l'idea di CPP Front è quella di eliminare la retrocompatibilità, di avere un linguaggio avanzato in cui non hai più i problemi dovuti alla retrocompatibilità e quindi puoi fare cose nuove. Cose nuove possono essere tante. Solo retrocompatibilità col C o con le prime o con i primi standard C++, se si diventa anche, cioè, come dire. Allora, con gli standard C++ ci sono tante cose che sono state già deprecate e eliminate. Autopointer, per esempio, per dirne uno. Era una cosa blasfema dopo che era entrato UnicPointer. Fino a C++ 11 l'hanno tenuto, deprecato, e da C++ 14 l'hanno Sì. eliminato. Ci sono state feature che sono durate molto meno perché anche il comitato ha fatto le sue belle cazzate e poi si è accorto che forse doveva cambiare i metodi. Hanno introdotto delle feature in C++03, che è una revisione, ma avevano introdotto una cosa che si chiamava export template, salvo poi scoprire che nessuno poteva implementarlo perché la specifica non funzionava. E quindi nessuno l'ha mai implementato e C++11 l'ha eliminato. E ci sono state altre cose che sono state eliminate, e quindi sì. Vedo che mi hai messo anche già una domanda su Sì, c'è Circle. una domanda qui, sì, l'ho presa come spunto perché gente sta chiedendo cose interessanti, poi fra un po' andiamo oltre, però.
Sean Baxter è un pazzo, cioè lui da solo si è sviluppato un compilatore C++ e poi, lo sta, e poi si è messo a sviluppare nuove feature, in particolare sulla computazione a compile time, e adesso leggo, ma non lo sapevo, memory safeness in queste settimane, ma ogni 2 o 3 settimane lui implementa 2 o 3 feature nuove, quindi cioè, è una macchina da guerra ed è... Non ho idea di chi No, non sia. è 2 mesi che lo fa, è qualche anno. È un linguaggio interessante. Secondo me il problema di Circle è la persona unica, che da una parte dà una forte direzione, C'è il è one benevolent man dictator. band. Esatto. E il problema è che se non sei d'accordo con lui su una cosa, te la devi accettare lo stesso, non c'è l'apertura di un comitato. Lui ha anche lavorato con il comitato, ha lavorato con Herb Satter, che è il capo Del e hanno Microsoft, era presentato il Herb capo Satter, del. era il capo della Microsoft Visual C++, non una Sì, volta, ma era è anche il capo del del Working working Group group. 21. Grande Herb Satter. Io Sì, quindi. a te che ho venduto sotto prezzo i libri Ce rossi, l'ho. maledetto, ma li E tra rivoglio l'altro indietro. stavo parlando l'altro giorno con Alex Andrescu, che Con adesso è il in India. grande Andrei Alexandrescu, qui parliamo di figurine della vecchia guardia del C++, gente che ha scritto libri importanti sul C++. Settimana scorsa ho parlato con Alex Andrescu e Nibbler, che sono tutti e 2 in Nvidia e sono delle grandissime Anche persone. Alexandrescu sta in Nvidia? Sì, da Lui aveva lanciato qualche mese. il D, ma il D non ha mai avuto successo, no? Lui aveva preso D, ma dopo un bel po' che D c'era da tantissimi anni in realtà, credo anche da fine anni 90. Lui è entrato in D2 per sviluppare la libreria, ma ha fatto cose interessanti, però D, sì, in effetti non ha mai preso piede. No, è chiaro, ricordo, lui era il Modern C++ Developer, Modern C++, non ricordo anche il suo libro, come si chiama? Ah, il libro più famoso, sono vecchio. Faccio andare in nausea le persone con l'autocentering. Dici? No, vai tranquillo, sono abituati a me, poi siamo due boomer, possiamo parlare. A proposito, ok, partiamo con il super super pippone, poi torneremo magari sui Modern C++ Design, è vero, è vero. Grande Alexandrescu. Marco, parliamo di te. Prima di arrivare a dove stai, vogliamo sapere un po' chi sei. Cioè, io no, nutro grandissima stima per te perché comunque siamo più o meno coetanei, ma anche tu, come un ospite che ho portato qualche un mesetto fa circa, che era un mio amico che sta ancora nel videogame development, anche tu ancora scrivi tantissimo codice. Nonostante tu in realtà sei un manager di manager, non so che sei manager di manager No, di manager manager. di engineer, no, Manager di engineer, ok, ci arriviamo. Spoiler, engineering manager a Nvidia, qua in teoria sei sull'ufficio di Zurigo, però tu sei residente giù, stai facendo sì, io arbitraggio sono ufficialmente remote come fully manager, remote. fully remote, e infatti sono qua e vado su a Zurigo una volta al mese per vedere il team, farmi vedere, parlare, rompere le scatole su cose che non funzionano in ufficio. Ok, arriviamo a breve anche a Nvidia, però partiamo dalle origini, partiamo dagli albori. Cosa hai studiato in gioventù? Allora, cosa ho studiato? Io ho fatto il perito informatico prima e poi ingegneria informatica. Perito informatico perché? Perché io quando sono uscito dalle medie sapevo cosa volevo fare, ma mi ero detto, ma e se poi mi rompo? E se poi c'ho voglia E di se andare a poi te ne lavorare? penti? E se poi te ne penti? Allora ho detto, mi faccio l'istituto tecnico, infatti l'ho pagata poi i primi anni di università. Infatti l'università ci ho messo 9 anni per finirla, perché mi Ma mancavano sai che io in le realtà ho l'esperienza opposta. Cioè, io ho fatto un ITIS molto buono, onestamente, parti teoriche. in No, ma cui io, matematica, chimica, fisica erano fatte bene. Io i primi 2 anni della. Noi veniamo dall'epoca che immagino anche tu come me, c'era il biennio e poi il triennio. Siamo vecchio ordinamento, no? Sì. Forse tu nel frattempo hai scavallato il primo nuovo ordinamento, non lo so se No, ce ne no, 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 sono. no, non ho fatto nuovo ordinamento, io sono rimasto sull'ordinamento, che in realtà il mio era già nuovo, ma era nuovo dall'89, quindi no, Ok, no, ok, io ho non era fatto.
Di che anno sei, Marco? Sei detto? 75. 75, ok, 2 anni più di me, quindi più o meno saremo laureati più o meno assieme. Quindi, ok, tu hai fatto l'ITIS. Io ho detto, ho un'esperienza opposta, nel senso che con l'ITIS, buona parte mi è andata un po' una passione per le discipline scientifiche perché c'era tantissima scienza. Il mio era sperimentale abacus, non so se esisteva, forse era il primo anno che c'era questo sperimentale per l'informatica. E quindi tantissime, tantissime ore di informatica, di matematica, di fisica, più dello scientifico. E quindi i primi 2 anni di università, non dico che ho campato di rendita, però ho avuto un bel boost. Tu invece venivi Ma dall'ITIS? no, io invece ho preso delle belle scarpate in faccia, devo Ok. dire, nel senso che al Politecnico, in particolare a Milano, c'è stata una professoressa che mi ha detto, cioè che aveva proprio la sua idea e diceva che quelli che facevano il liceo classico andavano bene e quegli altri non andavano bene. E ha fatto un po' di muro, tant'è che quell'esame l'ho fatto 7 volte, è stata analisi 1, nonostante io uscissi da cioè, con buoni voti in matematica delle superiori e avessi parecchia dimestichezza con tutti i metodi di cui si parlava, ma a quanto pare, se nel programma c'era scritto Cenni, lei doveva chiederlo a chi aveva fatto l'istituto tecnico, ma non a chi aveva fatto il liceo classico. Era una cosa un po'. Una cosa tipica da università italiana quando devono fare un po' gli struzzi, diciamo, no? In italiano. Però è stato uno dei pochi problemi che ho trovato all'università Politecnico. Ho trovato tanti altri grandi professori, a dirla tutta, e non mi posso lamentare. In realtà ci ho messo 9 anni a finirla, non tanto perché per lo scoglio del primo anno, ma per il fatto che ho iniziato a lavorare subito. Ho iniziato a fare Ottimo, questo ottimo. perché avevo già imparato un po' di linguaggi e quindi ho detto, vabbè, senti, mi pagano, posso mantenermi, faccio qualche lavoro. Cosa? 9 anni per l'analisi 1? No, non 9 anni per l'analisi 1. Il primo anno ci ho messo un tot di appelli prima di passare. In realtà non erano tutti e 7, ne ho fatti qualcuno e poi l'ho passato a settembre Sette con quel. appelli, sette appelli No, per analisi 1. avevamo 7 appelli all'anno, ma non li ho fatti Ah, tutti. ok. Sa, 4 volte l'ho rifatto e Ok. poi mi ha Racconto detto. spesso l'aneddoto del mio amico che era passato al decimo appello, ormai già da tipo dal settimo, ho detto alla madre che l'aveva passato, e lui era l'unico che praticamente aveva il libro di analisi 1 in mezzo al giornaletto porno. Quando arrivava la madre, diceva, che stai studiando analisi 1? No, mamma, mi sto facendo una seghetta, tranquillo. Era l'unico che stava al contrario, per cui... e lo fanno, qualche volta succede. Però vabbè, Bene. devo dire, non è che mi ha toccato più di tanto, poi alla fine tutti gli esami successivi sono andati bene. Ok, quindi hai iniziato a lavorare sin da subito. Sì, diciamo dalla seconda metà del primo anno io ho iniziato a lavorare e ho sempre fatto consulenze praticamente, quindi cose un po' in aziende, un po' a casa. Quindi da Per remoto aziende. ci lavoro dal 94, dal 95, dai. Quasi 30 anni, 95, Madonna, quanti anni, quanto siamo vecchi? Ok. E quindi ti sei laureato in ingegneria informatica. Informatica. Informatica, ormai E erano già anni all'epoca che era lavoravi. una cosa unica, non c'era bachelor e master, era 5 anni in teoria. In pratica la moda era 7 anni e io comunque sono andato a 9 Sì, c'è perché. chi chiede se hai la magistrale, ovvio, era un'epoca in cui non c'era triennio e magistrale, erano 5 anni tutti attaccati. Ingegneria, almeno a Roma, quasi nessuno la finiva in 5 anni, era proprio una roba, era un Sì. record, la media era tipo 6 anni, 8 mesi. Era un'epoca Sì. diversa in cui c'erano delle leggende che qualcuno si laureava in tempo, era quasi impossibile 25 anni Guarda, fa. parlando con una professoressa, poi mi ha detto, però lo dico tanto, chi se ne frega, no, mi ha detto che loro avevano prima del 2000-2001, che era il vecchio ordinamento, cioè quello che avevo fatto io, loro avevano direttive dall'università di far passare al massimo l'80%
degli studenti. Ah, c'erano le quote al contrario. Ah, sì, avevano dei limiti informali, però ce li avevano. E la direttiva dell'anno successivo è stata far passare almeno l'80%. Ok, bene. Questa Sì. professoressa di analisi, quindi non, dei proprio un esame del primo anno, non era quella professoressa di cui parlavo prima, era un'altra molto Più gentile, più più gentile piacevole. che io ho avuto in analisi 3. Perché poi io mi sono fatto del male, non era obbligatorio fare analisi 3, ma io mi sono messo in analisi 3, meccanica razionale, calcolo Analisi 3 non l'ho numerico. mai sentita, onestamente, qualcosa che mi manca. Sì, Ok. ma non solo, mi sono fatto anche del male ulteriore a 30 anni circa, 30, 30 e qualcosa anche, perché sì, fammi pensare quando era precisamente, 2011 sarà stato, mi sono anche iscritto a matematica, per fare una seconda Attenzione, laurea in matematica. dopo 9 anni, Sì, ormai, diciamo, ho fatto talmente tante volte analisi 1 che ormai quello lì lo passo senza problemi. no, e lì ho preso delle scarpate in faccia veramente perché mi sono reso conto che il cervello invecchia. Tu certe cose non Io le non lo voglio impari più. sapere. Questa cosa qui non me la racconti, facciamo finta che non l'ho mai sentita. Sono ancora convinto che se oggi volessi studiare qualcosa sarei anche più forte di allora. Però mi rendo Su conto che alcune ho. cose, secondo me no. Su alcune cose c'è bisogno della mente fresca. Tant'è che quello che proprio si vede, i matematici creano le cose migliori nettamente sotto i 40 anni. 40 anni, Ok. cioè, è come i calciatori, sei vecchio a 40 anni. Ok, però stiamo mischiando creatività con capacità di imparare, però dici che vanno di pari passo, nel senso che è vero, Allora, ultimamente. ti dico creatività, giustamente tu dici creatività per quando inventi, beh, però è ricerca, è l'elasticità mentale di trovare processi nuovi dal punto di vista, cioè risolvere problemi. Secondo me con l'età compensi con l'esperienza, però l'elasticità mentale per imparare nuove cose, vabbè, ragazzi, cioè, onestamente io l'ho provato su di me. Questa è la mia esperienza, poi magari sono invecchiato presto e... Però ecco, infatti generalmente come dire, perché si passa a lavori da soft skill dopo i 40? Perché un ventenne ti massacra su cose tecniche. Beh, tu complimenti, riesci ancora a stare molto su cose tecniche, che vuol dire che la stai combattendo, Sì, la stai no. combattendo, sei uno che non si arrende, è Ci questo provo, che però intendo. imparare cose nuove, tipo, cioè, analisi... spazi astratti e cose del genere è stato Immagino, difficile, ci ho immagino. provato, non ci sono riuscito. Dopo un anno e qualcosa, ho detto: vabbè, senti, alzo Ok, ma questo è le stato subito dopo, cioè tu una volta mani. laureato in No, 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 ingegneria, è stato molti anni dopo. È molti stato anni verso dopo. il 2010. Io ho finito, mi sono laureato nel 2003 e Ok, 2010-2011 è stato, forse addirittura 2012, è stato in quel periodo lì. giustamente. Ora ci Sono arriviamo. Ti laurei, c'è chi ha chiesto il buon Matoxi, che tanto hai conosciuto il ragazzo che prima entrava ad Sì. aiutarci, se sei passato per qualche grande azienda di consulenza. Mi hanno schifato. Mi hanno schifato direttamente, non mi hanno mai chiamato, cioè, chiamavano tutti quelli che erano che erano usciti con me, non mi hanno mai provato a chiamare. Cioè, tu avevi 9 anni di esperienza, eri già il consulente perfetto, forse eri già bruciato ai loro occhi, so che ormai sei bruciato, ha fatto consulenza per Non tutti, lo però so, sì. ma non mi hanno neanche chiesto il curriculum, cioè non c'era LinkedIn all'epoca, non mi hanno Quindi neanche. abbiamo ormai un rottame, uno che si è laureato dopo 9 anni, che si è consumato tutto quanto, ha giunto alla soglia dei 27, non so, 20, 25, quanti anni aveva quando si è laureato? Adesso basta, quindi è rimasto soltanto il barbone di Dio. Quindi cosa hai No, fatto? ma infatti cosa ho fatto? Allora, vabbè, innanzitutto, come dicevo, ma io comunque ho continuato a fare consulenze, però il mio professore mi ha detto: ma resta qua, e mi ha detto: resta qua e continuiamo il lavoro di tesi. In realtà mi hanno offerto una serie di ricerca. La tesi è stata una tesi in propagazione acustica.
Come sono finito? Butto qualche disturbo. Sì, Tu non ti far allora, disturbare perché sono troppo dal finito? flusso. Poi se prendi, se rispondi, vai No, tranquillo. no, 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 allora rispondo a questo perché comunque rientra nel giro delle cose. Perché sono finito in un laboratorio di segnali? Allora, sono finito in un laboratorio di segnali perché Sarti, appunto il professore di cui parlavamo prima, faceva un esame molto bello che si chiamava Elaborazione e trasmissione delle immagini. Ok. Quell'esame per me era una delle cose che volevo fare in informatica. Io ho sempre fatto demo, e demo non so se si sa molto che cos'è, era una cosa che andava di moda all'epoca ed erano programmi non Piccoli. Bello, interattivi che facevano di solito piccoli, ma c'erano anche grandi Madonna, il che mondo facevano grafiche. Assembly, come si chiamava? Sì, assembly. Che facevano grafica e musica e a me piacevano quelle cose. Quando c'ho visto questo esame di elaborazione e trasmissione dell'immagine, ho detto, vabbè, dai, andiamo. Hanno fatto una bella presentazione durante quell'esame che era di un'azienda di Milano che faceva computer grafica. Sviluppava software di computer grafica. E io ho detto, basta, il lavoro della mia vita, voglio andare là. Sono andato là, mi sono offerto come stagista. Ho detto, datemi uno stage. Mi hanno fatto un colloquio, mi hanno guardato e mi hanno detto, non pigliamoci per il culo, ti offriamo un lavoro. Perché comunque a quel punto avevo 7 anni di esperienza, cioè il ragionamento è anche sensato, però non me l'aspettavo. Cioè io ero pronto ad andare a lavorare gratis, loro mi hanno detto, no, ti diamo dei soldi. Ok, Allora. va bene. Se proprio insistete. Essendo dentro l'azienda, ho visto cosa succedeva, e non era niente di brutto, però succedeva che chi faceva la tesi, sempre a Milano, sì, chi faceva la tesi faceva un prodotto e non riusciva a fare esattamente quello che voleva. Io volevo che la tesi invece fosse l'ultima cosa che facevo per me, poi andavo a lavorare e avrei fatto le cose per gli altri, però la tesi volevo che fosse una cosa per me. Quando sono andato a parlare con questo professore per chiedergli la tesi, perché è lo stesso professore, loro facevano image and sound processing. Allora, tutte le cose che riguardavano image processing erano collaborazioni con questa azienda, che mi piaceva tantissimo, però volevo che la tesi fosse mia. Quindi mi sono buttato sull'audio processing e in realtà, sound processing, e in realtà però ho fatto ray tracing acustico. Ok, wow, ok, Quindi che roba strana. Ammetto che mi parli di signal processing, a me viene in mente, era forse la cosa che più mi ha fatto innamorare dell'aspetto ingegneristico, tutto il mondo delle convoluzioni, dei filtri, delle cose, del digital signal processing, del trasformare Z, questo bellissimo mondo qua. Tu ci sei in finito realtà dentro, ma dovevo poi ci sarà fare ray anche quelle tracing. cose. Ray tracing, sì. Beh, in realtà era tutto collegato, perché poi Ok. ray tracing tu capisci i percorsi, poi devi fare i filtri quando il suono rimbalza sulle pareti, oppure devi fare una delay line quando il Beh, in suono va. effetti sì, ray tracing anche Quindi audio, onestamente ha senso. era quello di cui mi occupavo era accelerazione di ray tracing audio e avevo sviluppato un metodo che andava da Dio, ma tanto, tanto, tanto bene in 2D, in due dimensioni. Si Ok. poteva fare 2D e mezzo, quindi fare un bel alzato, passando in 3D esplodeva la complessità del metodo Vanno cambiate e 2 anni di ricerca sostanzialmente. buttati al cesso, veramente. No, buttati al cesso, nel Vedi, senso, peccato, se per il mondo si scoprire che fosse non era qualcosa. fermato a giochini 2D, hai vinto, eri la persona più Sì, felice a del giochini mondo. 2D facevo su un Pentium 2 450 MHz, calcolavo tutti i percorsi riflessi fino a 20 riflessioni, Wow, in ok. tempo reale, quindi meno Quindi di un immagino già lì ventesimo. nasce oltre all'amore per il signal processing, anche l'amore per le ottimizzazioni e il low level programming, immagino. Ecco, esattamente. C++ l'avevo imparato per fare ray tracing in tempo reale nelle demo, qualche anno prima, nel 95 circa. Ray tracing in tempo reale non è quello che fanno adesso, ray tracing in tempo reale, era tracciare delle sfere su uno schermo 80x50. No, il ray Quindi no, tracing di no, rendering adesso era full veramente HD. sì. Sfere e piani. Ok, ci sono ancora le demo in giro. E quello era come avevo imparato GPU. Quegli anni di ricerca in università, di lavoro sulla tesi, ricerca di università, mi hanno permesso di affinare C++
in maniera, perché avevo tempo per impegnarmi a ottimizzare le cose che volevo ottimizzare e anche a capire bene come funzionava il linguaggio. Abbiamo qualcuno che più o meno forse è della nostra generazione che... Temo che ce l'hanno con l'autofocus della tua camera o di altro, però... Mi spiace, questo è. C'è chi ci dice, Sig Wolf, c'è Ray Tracing in One Weekend che descrive esattamente questo. Cos'è? Un canale, un corso, un Sì, qualcosa del non lo so, Weekend io ho fatto una Focus? diretta su quello, ho fatto ray tracing su Apple 2. Una diretta, intendi dire una stream? Uno stream in cui ho in 3 ore fatto ray tracing in Apple 2 in Basic spiegando la base del ray Ah, io tracing e dell'Apple Soft Basic, che è lo un so che... computer di qualche anno Ok, fa. scusa. Sta lì nel cimitero Che dell'hardware. Lo so che sarà una live che andremo salteremo di palo in frasca, per cui sarà fighissimo. Sarà bello anche per questo qui. No, ma a questo punto devo aprire due parentesi. Una è sulla bellezza dell'epoca delle demo, le conferenze, le assembly conference, queste cose qua. C'era, giusto per chi, forse per i giovani che non sanno qui come funziona, erano delle gare a fare cose belle, non interattive perché era un bordello, ma che stavano in che l'eseguibile stava in pochi byte. Cioè le gare da 1 kilobyte, da 256 byte, tu in 256 byte mettevi istruzioni che era tutta roba generativa ovviamente, avevi delle animazioni, degli effetti audio in un cazzo di kilobyte, cioè roba che quando io ho un amico che mi aiuta con le grafiche, che se mi manda un pixel pesa 10 megabyte, e dico che cazzo, quindi io ho fatto apprezzare. poca roba quella. Quello ho fatto Mandelbrot in 128 byte. Wow. Oh, tanta E roba. però la mia categoria non è mai stata quella, la mia categoria è stata sempre 64K. K ci entra, ci va sulla Luna, ci va 64K, dai. Sì, ma infatti noi facevamo delle cose tranquille anche perché cioè, Ok. già all'epoca eravamo più vecchi della media, quindi. Qui abbiamo il link, Sigwolf 2 mostra Ray Ok. Tracing, GitHub.io, c'è un libro, Ray Tracing One Weekend. Ok? Grazie tantissimo, Sigwolf, vi darò un'occhiata. Adesso qui da StreamYard non posso aprire il link, però me lo apro da qualche altra parte. È un virus. Oh, okay, no, scherzo, scherzo, interessantissimo. Gli darò un'occhiata. È un libro. La voglia che ho di tornare a fare queste cose. Non si. No, no. Vai, ok. Benissimo. Quindi, dove eravamo? Eravamo a C++ e Signal Processing perché sono arrivato a fare Signal Processing. Quindi no, per quello, perché ho deciso di non lavorare sull'image processing, ma lavorare sul sound processing e ho imparato tutte le cose di Signal Processing. Quindi da ingegnere informatico poi sono entrato in un laboratorio di telecomunicazioni e quindi. Poi è rimasto attaccato anche quello, è rimasto molte cose che ho fatto dopo sono state di signal processing. Per Ferrari, per esempio, facevo analisi della telemetria, dati ottimizzazione del motore, cose simili. Tra l'altro usando reti neurali nel 2007. Ok, cool. Era uno dei Before deep momenti, learning. sì, prima del deep learning era uno dei momenti in realtà di pausa del deep Era un learning. inverno, un AI winter, quando io ho mollato l'AI la prima volta. Sì. Esatto, era uno degli inverni quello, però loro hanno utilizzato reti neurali per fare sostanzialmente analisi delle deviazioni, vedere se c'era qualcosa di anomalo, loro volevano capire se il motore si sarebbe rotto da lì a breve. Ok, interessante. Qui stiamo ancora verso il 2005-2006, di che anni 2007. parliamo? 2007. Ok, quanto sei Sì. durato su questo lavoro? Ferrari, vabbè, lì avevo fondato una mia società. Quindi in Ferrari tu non Non eri ero diretto, dipendente Ferrari, eri non ero un un... dipendente Ferrari, non ero un consulente diretto, ma ero tramite la mia società. Ok. E ci sono durato praticamente fino al 2015, quando la società è stata chiusa, però io già lavoravo molto meno a quel punto, sia per la mia società che per Ferrari. Molto meno voleva dire comunque 20% del tempo. Com'è che hai creato una società? Perché non, ma cosa, non ti immagino come uno che è con spirito imprenditoriale, ti rotture di balle, società, no? O sbaglio? Allora,
No, infatti non era una società di consulenza, non era una società di prodotto, cioè non era una startup di prodotto perché, come ho detto, io sono ateo, ma anche, cioè, non credo proprio in niente, neanche nel prodotto. Infatti, io la mia società faceva spesso da R&D per startup. Oh, ok, strano. Beh, è una cosa che ho scoperto era interessante per loro, perché loro avevano bisogno magari di qualcosa di tecnologicamente avanzato che poche società riuscivano a dargli e facevano fatica a trovare professionisti che fossero in grado, magari persone da assumere che fossero in grado di risolvere il problema in poco tempo. Come società noi poi invece offrivamo proprio, ci eravamo concentrati su cose un po' strane, quindi signal processing. E facevamo questo, facevamo spesso da R&D esterno per startup. Ok, beh, ammetto che nel breve periodo da freelance che ho fatto nella mia vita tra il 2011 e il 2012, prima di entrare in Google, ho fatto quasi solo lavori di R&D da esterno. Alla fine era pure una figata perché ti prendevi progetti più fighi, facevi, sperimentavi, era, non lo so, ho fatto cose molto divertenti e poi dopo tutta la parte di boilerplate. Ok, ragazzi, questo è il... La parte figa Provavo. adesso fatela, integratela voi. In realtà come società noi offrivamo tutto perché la società beh, inizialmente avevamo più persone di livello più alto, poi abbiamo diviso la società perché come società era stata fondata con un socio che è un carissimo amico tuttora. Noi avevamo tre clienti che erano Non è Ferrari, quello che conosco Telecom. anch'io, per caso? No, non lo No, conosci. no, ok. Noi avevamo tre clienti che erano Ferrari, Telecom e Mediaset. Ah, Ferrari, Ed Telecom e Mediaset. era Ok. una società di quattro persone, eh? Cioè non è che stiamo parlando di chissà Ok. quanti. Noi avevamo cinque, c'era uno che lavorava in Telecom fisso che praticamente no. Ed è stato tutto bucio de culo perché, cioè, tutte coincidenze particolari, uno che se ne andava da Mediaset e ci mollava il lavoro, l'altro che... Ok. Questo trovato tra l'altro in un pub dopo che avevamo fatto un tot di ore di colloqui nel pub, bevendoci una birra a colloquio, eravamo completamente sbronzi, entra questo qua. Aspetta, aspetta. I colloqui li faccio dal pub. Sì, assolutamente, fantastico. Tutta la vita, se rifaccio una startup o una società, ricomincio a fare colloqui al pub. Dai, io prendo appunti. Aspetta che prendo Rovini appunti, il allora. fegato, però vengono veramente bene. Ok, questa sono curioso, sono molto curioso. Apriamo una piccola parentesi, ah, poi segnati il punto, segnati nell'extraction pointer dove dobbiamo Lo tornare. stack. Raccontami un po' questa cosa dei colloqui al pub, cioè intendi dire che tu invitavi il candidato al pub e poi così si sbottonava, c'era un clima più rilassato? Sì, era un clima più rilassato. In realtà questo posso dire la verità, era molto merito del mio socio. Queste idee qua e questo modo di porsi era molto merito del mio socio, non è una cosa che a me sarebbe venuta naturale, però l'ho imparata da lui. Dai, tranquillo, disturbo, aggiungo roba sullo stack, ma no, No, tranquillo, no, quello no, no, non ho era visto, non ho un visto. memory leak. Ok, figo, quindi colloquio al pub è interessante, ci Quello penserò. per pub è stata una cosa. Ma la whiteboard anche metteva del tipo, No, cioè gente faceva la zero, linked list. zero. Zero, il colloquio era scarsamente tecnico. Sì, c'era Ok. magari qualche domandina tecnica, però il colloquio era proprio molto più centrato sulla company culture che non esisteva, Chiaro, però. chiaro. Cioè, avevamo bene idea di chi volevamo come persona, più che come capacità tecnica. Poi la capacità tecnica, ovviamente, sì, una La minima analisi tecnica provavi, fatta, ok, avevamo chiaro. visto il curriculum, cioè una serie di cose ce l'avevamo già. E facevamo delle domande Interessante. tecniche, però era molto più puntato sul come sei come persona, piuttosto che... E questa cosa mi è rimasta in realtà. La birra al candidato veniva ovviamente offerta, sì. Assolutamente. No, Ok, perché? interessante, no? Per testare gli soft skill, è ovvio, in un'epoca in cui i colloqui si facevano ancora dal vivo, oggi è un po' più improponibile. Anyway, torniamo indietro.
tac, startup, e clienti piccolini, Mediaset, Ferrari e Microsoft. E noi ci siamo, no, Mediaset. Noi ci siamo divisi proprio sui clienti, in realtà. Cioè, io non sopportavo lavorare in Mediaset, non mi piaceva il modo in cui lavoravamo presso Mediaset, e il mio socio non piaceva il modo in cui lavoravamo presso Ferrari. Ok, quindi era una divisione facile. È stata una divisione quasi naturale, non è stata facile perché non l'abbiamo capito subito. Cioè, alcune cose non sono ovvie sul momento, si creano degli attriti, ma non è chiaro il da dove arrivi, no? Con gli anni. Cosa facevate per queste grandi aziende, insomma, che tipo di consulenze? Allora, Ferrari, lavoravamo per Formula 1. Ok, cavolo, figo. Cioè, telemetria, cose del genere, cose dati delle noi lavoravamo dati. In particolare per all'epoca, quando sono entrato in Ferrari, lavoravamo per lo sviluppo motore. Quindi Ferrari è praticamente divisa in due la parte di Formula 1. Perché da una parte fanno la macchina, all'epoca c'era un budget cap sulla macchina, ma dall'altra parte fanno lo sviluppo del motore, e il motore viene venduto anche ad altri. Adesso non so se okay, sia sì, c'erano dei team all'epoca a cui la Ferrari vendeva, forse la Lola, c'erano un paio di team. C'era Minardi, che gli è sempre venuto a cosa. Minardi Ferrari, è vero. Sì. Sauber, che poi è diventato qualcos'altro. Chiaro. Ricordo che c'erano team che prendevano il motore di altri, sì. Toro Rosso prendeva il motore da Ferrari. E niente, quindi lavoravamo per lo sviluppo motore e facevamo software per l'ottimizzazione del motore o per appunto l'analisi dei difetti. Immagino che saranno state cose tipo con NDA fino qua, nel senso roba super segreta. Sì, ovviamente sì. Io adesso sto parlando molto in generale, sto dicendo vabbè c'erano le reti neurali, ma non è che stiamo andando nel dettaglio. Che anche in quell'ambito sono passati 10 anni o anche di più, magari sì, ormai poco rilevante. Sicuramente adesso potrei parlarne, però... Chiaro, no, non corriamo rischi, dai. Però è interessante, quindi è stato un lavoro con Ferrari. Con Mediaset cosa avete fatto? Mediaset facevamo il sistema di registrazione dell'emesso, che è un meccanismo soprattutto legale, per cui loro registrano tutto quello che viene emesso dalla rete, perché in caso di contestazione si può andare indietro fino a... Okay, credo questa era una roba giorni. Noiosa. Questa è una roba noiosa. Ma in realtà il lavoro sulla carta era noioso. A posteriori era un po' era più divertente di quello che sembra, perché in realtà era poi... da interagire con tutti i vari palinsesti e cose del genere, che hanno lavorato in Ferrari 2007 fino al 2015. Cavolo, 8 anni di collaborazione con Ferrari. Sì, però collaborazione appunto part time. Circa però Ferrari è stato il mio più grosso cliente dell'azienda. Io personalmente credo di aver impegnato il 50% del mio tempo in quegli anni presso Ferrari. C'era ancora Schumacher? Allora, l'ultimo anno di Schumacher credo sia stato, però non l'ho mai visto. Okay. E poi c'era Schumacher come consulente. Okay. E con Schumacher come consulente quasi mi ci stampavo. Nel senso che lui stava guardando dietro, io stavo guardando dietro, stavamo cozzandoci contro, ci siamo visti all'ultimo secondo. Ciao, okay. Basta. Questo è stato il mio incontro con Schumacher. Stessa cosa più o meno con Jean Todt, nel senso che però lì era durante i festeggiamenti, perché in quell'anno vincevano molto spesso, io avevo il mio bel piatto con il bicchiere e Jean Todt non è altissimo, posso dirlo, senza offendere nessuno. Jean Todt non è altissimo, io non l'ho visto fino all'ultimo quando mi ci stavo per appoggiargli il piatto in testa. Gli appoggiato il piatto in testa al buon Jean Todt. E sarebbe stata brutta come cosa, quindi fortunatamente non è successa, infatti ho lavorato anche dopo. Fantastico.
Quindi, ok, esperienza in Ferrari, esperienza, diciamo, con la tua azienda, essenzialmente hai lavorato quasi solo per Ferrari in quell'epoca lì tu 50% per Ferrari, però ho fatto, cioè dico 50% perché sono stati gli anni in cui ho lavorato quasi solo per Ferrari, ci sono stati gli altri anni in cui ho lavorato quasi mai per Ferrari. A 2015 ho lavorato poco per la mia azienda in generale, perché me ne stavo lentamente allontanando. 2014 ho lavorato comunque, mi sembra, un paio di giorni a settimana, quindi comunque era un periodo in cui mi stavo allontanando dalla mia azienda per motivi che magari spiegheremo. Se volete lo spiego subito. Vai, beh, perché no? I motivi erano che col tempo erano entrati gli altri soci. Tra l'altro era entrato come socio quello che mi aveva fatto il colloquio in quella società che si chiama Phoenix Tools, si chiamava Phoenix Tools, che nel frattempo era Marco, fallita. è il buon Marco Marco G. Geddo, sì, ma non Grande era lui Marco il mio G. socio, lui aveva lavorato anche lui in quella società, non era lui il mio socio, era Enrico Bianchi, il mio socio, e no, era comunque Tu hai uno dei lavorato assieme a soci. Marco Geddo, ok, Marco Geddo è stato capo di R&D Milestone quando c'ero anch'io, lui Esatto, era Milestone, quanta gente ci è arrivata dal fallimento di Phoenix Tools. anche Marco Marco Marconi, Marco Geddo, Paolo Marconi. Milani, Paolo Milani era Phoenix Tools, Marco Marconi no. Marco Marconi. Non Non, ricordo, non no, lavorava non con conosco Geddo, Marco no. Marconi, non conosco lui. Ok. Ce n'erano degli altri, Bazzoni, Sì. Tutta arrivava anche lui da la, Phoenix. l'ondata della, diciamo, Sì. delle PlayStation 2. Dalla Ok, chiusura di Xbox. Phoenix Tools sono arrivati molti in Milestone, perché comunque erano vicine anche di ufficio. Phoenix Tools non eravate voi. Ok. Phoenix Tools non eravamo noi, no, era l'azienda per cui era l'azienda della mia vita, quella che dicevo prima, faceva computer grafica, eccetera, Ok, che è sì. fallita, non l'ho detto, ma è fallita mentre io facevo la tesi. Cioè, il mio scopo era fare la tesi e poi andare a lavorare per loro, e loro non c'erano più alla fine. E quindi niente, quindi vabbè, ti stavi allontanando. No, beh, quindi mi stavo. Allora, visto che siamo tornati indietro, dico una cosa di Vai, quel vai. periodo, appunto, perché ho fatto la mia società dopo che ho fatto questo periodo di consulenza in Politecnico, consulenza di ricerca in Politecnico, poi comunque ho lavorato per delle start-up, ma mi sono reso conto che non ero assumibile, perché ero cioè nel 2005 io avevo 30 anni con 10 anni di esperienza. Troppo era. Eh sì, non ti avrebbero da mai. Non mi avrebbero. Sì, non ero assumibile. Io Che sono andato a senso, fare il dai. colloquio in Milestone. Non dico per decenza cosa mi ha offerto Farina, perché. Ok, immagino. Però sono andato via ridendo. Conosco l'ambiente, conosco l'ambiente, E vabbè. quindi non ero assumibile. Mi sono reso conto che non ero assumibile, che In la Italia, mia vita era intendi. fare il consulente. A quel punto era fare il consulente. Oppure diventare una società io. E quindi niente, mi sono fatto la mia società. Per quello Non che ho è che aperto. Milestone paga così poco. Beh, diciamo sì, il mondo. Sì, Milestone pagava abbastanza poco. Non so oggi com'è la situazione. A suo tempo pagava abbastanza poco. Però io Allora. l'ho presa come trampolino di lancio, nel senso che 3 anni lì, come diciamo, io venivo dal mondo accademico. Come prima esperienza lavorativa vera sono stati perfetti per me. Ho imparato tantissimo, ho conosciuto gente stra in gamba, ho imparato tantissimo. Poi, certo, a lungo termine sarebbe stato diverso. E arrivarci come senior con 10 anni di esperienza, magari è difficile che trovi una posizione che ti paga. Questo era nel 2010, 2012, Sì, io 2007, ti parlo ancora di sono qualche anno prima. prima Tra del l'altro, no, 2007. sì, 2000, no, anche prima. Io il colloquio credo averlo fatto appena laureato nel 2003. Oh wow, ok. Non so neanche se si 2003. chiamava ancora Graffiti, tra l'altro. Credo che avesse già Mentre era cambiato Graffiti. il 2003 non ne ho idea. No, ammetto che non lo Milestone. so. Non ricordo, perché per me nella mia testa era Graffiti, però non so se effettivamente il nome era già stato cambiato. Credo fosse già stato cambiato, perché quando mi ricordo che la gente è andata. Allora, io ho detto spesso quanto più o meno guadagnavo. I primi stipendi in Milestone erano attorno ai 1300 netti, compensation lorda erano sui 26, beh, dopo 3 anni stavo sui 30.000 lordi, quindi
quindi erano 1.600, Allora, 1.700 netti. ma visto che ci siamo, parliamone. L'offerta è stata 990, e quando e io arrivavo presentato dal loro da una persona abbastanza importante. E quando ha visto la mia faccia è passato a 1200, ma 1200 con i buoni pasto, cioè era una cosa che io ho detto, scusate, all'epoca, giusto per dire quanto avevo dall'altra parte, tra assegno di ricerca, che sono soldi in nero, adesso detto tra noi, cioè l'assegno di ricerca è Non una delle tassati, cose, tutto sì. cioè non sono tassati, non fanno cumulo di redditi, quindi Non ci paghi quello che pensione sopra, sono soldi puliti. Sono soldi praticamente, e l'insegnamento in università e le due consulenze che facevo fuori, io tiravo fuori 2000 euro netti al mese, tranquillo. Quindi non aveva senso, proprio non aveva Sarebbe senso. questa. Poi ne parliamo, anche perché Marco ha vissuto qua a Zurigo, le sa ste cose, ha figli, le sa ste cose, le sa ste Ma anche cose. qua a Lugano non è che si ride. Ok, poi ne parliamo, poi ci arriviamo, aspetto famiglia, dai. Quindi ok, e tu, parentesi, hai fatto il colloquio in Maestro nel 2003, ok, 2003. divertente. Ho fatto colloqui anche in aziende più grosse. Ho fatto un colloquio in ST Microelectronics Non so che a sia. Bristol, nel centro di ricerca. Loro facevano, erano interessati al ray tracing, sempre era una cosa che all'epoca loro erano interessati in realtà a sviluppare schede grafiche. Facevano chip, sono un'azienda che fa chip, e erano interessati a sviluppare schede grafiche e non, ma lì non è andato per altri motivi, lì non è andato per non mi piaceva molto alcune cose dell'ambiente. Ti dirò una cosa particolare di quello. Io sono arrivato in questo centro di ricerca a Bristol senza aver mai visto tanto l'estero se non demo party, proprio. Sono arrivato in quel centro di ricerca a Bristol e sono rimasto colpito da una cosa che non mi è piaciuta per niente. Le persone entravano senza salutare la guardia all'ingresso. Cioè, senza Cioè, sfruttare. entravano dritte senza salutarla, senza guardarla in faccia, Ah, senza. ok. E vabbè, sul momento l'ho giustificato dicendo magari è una testa di cazzo. Va bene. È arrivata una ragazza, gli ha dato il cambio e nessuno ha salutato neppure la ragazza. Ho detto, voi c'avete dei problemi. No, cioè, non posso lavorare in un ambiente del genere, mi sono detto. Cioè, quella è stata una delle cose che. Stesso impatto con l'Inghilterra, io però, beh, è facile generalizzare, però anch'io ho avuto lo stesso Ah, io non voglio impatto. dire la cultura dell'est, non lo so cos'era, però in quell'ambiente c'era red flag, sì, decisamente. È stato un red flag per me. Ce n'è stato un altro con un'altra persona del team. Mediamente mi piaceva, però non, mi sono preso una settimana per pensarci e Ah, poi ho quindi il colloquio detto, è andato bene, l'esterno l'hanno il fatto. colloquio c'era, mi sono preso una settimana per pensarci e ho preferito non neanche sapere quanto mi avrebbero Ok, quindi non c'era l'offerta concreta, dato. c'era Non c'era l'offerta il concreta, ma c'era l'interesse da parte del manager che mi aveva fatto l'interview, mi aveva detto che se gli dicevo che mi interessava, trovate l'accordo. avrebbe portato avanti l'accordo. Ok. C'è qualche colloquio che non hai passato? Poi arriviamo anche a quelli più Colloquio che non ho passato? interessanti. Sì. Ci sta. Allora, io nel 2011 ho fatto i colloqui per Google. Ah, ecco. E su E li ho questo. passati. I'm sorry. Ah, ok. Li ho La passati. sapevo, la sapevo. Però, c'è stata una questione. A quel punto avevo venduto delle quote della società a questo socio e a un gruppo industriale. E c'era da una parte una questione di meramente economica di retrocessione delle quote, eccetera, e dall'altra, invece, che mi interessava di più, c'era il fatto che avevo assunto due persone, ma in particolare una, che mi aveva detto: io vengo a lavorare per te, però voglio imparare, e mi devi garantire che ci sei e che lavoreremo assieme. E io mi sono sentito in debito.
Quindi a Google ho detto ho bisogno di 2 anni all'inizio dell'intervista. 2 anni, vabbè, dai, cioè, 2 anni è un po' tanto era da la promessa che aspettare. avevo appena fatto. Il problema è che la mail, allora, là è un'altra cosa da ridere. Loro mi hanno mandato una mail circa tra novembre e dicembre del 2010, se non ricordo male. Ok. O 2009 o 2010, non mi ricordo esattamente l'anno perché dovrei andare a rivedere le mail storiche. Comunque, fatto sta che la mail non mi è arrivata perché una mail da Google a Gmail è finita in spam. Quindi mi ritrovo una mail a febbraio che mi dice: perlomeno facci sapere se ti interessa. Io dico: ma che cazzo fai sto qua da Gmail che mi scrive: perlomeno facci sapere cosa ti interessa. Guardo la mail e dico: no, non è Gmail. È Google, @google.com. è google.com, non è gmail.com. E quindi mi rendo conto che m'ero perso Un passaggio. un passaggio. Allora, li contatto, partiamo con i colloqui, metto in chiaro questa cosa dei 2 anni. Loro mi dicono: sì, ma tanto quando ci Qui ritroviamo, ci dicono, mi spiace. ragazzi, Comunque, lo fanno. quando ci troviamo, io dico: vabbè, 2 anni. Comunque, loro mi dicono: sì, ma ora che ci finiamo il processo, tra tutto, vedrai che saremo lì. E quando arriviamo alla fine, dopo 1 mese e mezzo praticamente, e mi dicono: adesso facciamo. Cioè, ok, 2 anni. 2 anni E gli non te lo dicono: tiene caldo nessuno un posto. io ho Al detto massimo no. dicono, Ma ok, ci piaci, fra 2 anni rifacciamo i colloqui. loro mi hanno detto: va bene, rifacciamo i colloqui l'anno prossimo. Mai più passato. Ah, Ho fatto i colloqui ok. nel 2012, nel 2013, se non sbaglio, e Ah. sì, 2000, no, deve essere stato 2010, 2011, 2013, e 2011-2013 mai passato. Ok, ci sta, ci sta. Perché buona la prima era, buona, buona, buona la prima. Perso il giro, però a Zurigo sono finito lo stesso, quindi. Ok, adesso vediamo come, vediamo quando. Questo era quindi mentre avevi la tua società, quindi in teoria stavi facendo consulenza, stavi lì con Jean Todt a festeggiare, ma sotto sotto cercavi di andartene, cercavi la exit Allora, strategy. in realtà a Google non cercavo di andarmene la prima volta, nel senso che sono loro ad avermi chiamato. Tra l'altro, in un momento di crisi, perché 2009, tra Ah, 2009 beh. e 2010, ho beccato l'onda lunga del 2008. Ferrari ha annullato un contratto di 6 mesi, Ok. nel 2009, mi pare, e un cliente mi è fallito a fine 2009, lasciandomi un tot di debiti. Quindi, cioè, avevo preso delle mazzate, ed era quello il motivo per cui facevo entrare degli altri in società, un gruppo industriale che doveva investire. Questo era anche il motivo per cui ero in quella situazione. Quindi, vabbè, questo è stato quanto. La scemenza è stata a Google non chiedere quanto mi avrebbero dato, perché forse se avessi saputo quanto mi avrebbero dato, avrei detto: ma andate a fanculo tutti. beh, probabilmente, ma ti posso dire, non so in che livello stavi candidandoti, magari con la tua esperienza forse già un livello 4, boh, non lo Non so, ho idea non hai di che idea, livello non stavo hai idea. Beh, candidandomi, ecco, non mi hanno io detto a che livello era. 2 anni dopo di te, più o meno ero sui 180k di total comp al day one, tra stocks, stimate. Su base annuale, bonus e base salary, per un livello 3 ero proprio un entry level, spugnetta per francobolli. Quindi magari sappilo, No, lo come so. se non vuoi saperlo per non avere rimorsi, mo ti porto proprio i dati. A proposito di rimorsi, c'è Frankie che chiede se hai qualche rimpianto su strade non intraprese per scelte morali. A No, no, posteriori ancora. comunque è andato tutto abbastanza bene lo stesso, adesso non abbiamo di fronte Sì, a noi un no, barbone di infatti Dio, insomma. sono contento di quello che ho fatto. No, rimpianti morali no, ma guarda, proprio quello no. Preferisco quello che ho fatto, cioè non so se mi sarebbe piaciuto dire: me ne sono andato da una società in cui avevo fatto promesse perché mi davano più soldi, non lo so. Magari se Ok. l'avessi saputo mi avrebbe convinto, però Ok, non l'ho fatto, quindi boh, ok. non mi Ok, sono messo in quando condizione di avere il problema.
Quindi finisce la tua azienda, ti senti Sì, unemployable? inizio la mia azienda 2013, 2014, 2015. Allora, 2013, 2000, il motivo per cui inizio a uscire dalla mia azienda è perché mi rendo conto che io non sto più crescendo. Prima di tutto, la mia azienda, per colpa mia, era me-centric, cioè io ero il punto debole dell'azienda sostanzialmente. Tutti i progetti convergevano su di me perché io volevo vendere la mia qualità. Quindi ero responsabile di tutti i progetti dell'azienda. L'azienda non scalava in questa maniera. E questo era un punto debole dell'azienda. Ma un Ok. punto In debole teoria mio, un avevate mio lavoro tale che tu potevi assumere junior e delegare, potevi diventare una tua azienda di consulenza più grande che scalava o non era nelle tue intenzioni? Non ero in grado, non ero in grado, direi. Cioè, non avevo capito che era quello il problema, ma mi rendevo conto che era tutto accentrato su di me e io non stavo imparando niente di nuovo e a me non piaceva questo. Ok, a lungo termine era o vado in quella via per sempre, divento a un certo punto farò software in COBOL per impianti Sì. della Poi un SIP. po' erano anche gli accordi con la società, io dovevo cedere l'amministrazione della società. E invece questo è avvenuto molto molto tardi e io quindi mi sobbarcavo tutta la parte tecnica e anche l'amministrazione. Non era una cosa che mi piaceva. A un certo punto ho semplicemente avuto un'offerta fuori da un centro di ricerca europeo che è a Ispra, non so se lo conosci, il JRC. È un centro di ricerca dove ci sono varie cose, tra cui ricerca sulla sicurezza nucleare. Che cosa c'entra? Cioè, con te cosa c'entra? Co come, A cazzo di cane, così. come ti è sbattuto addosso sta roba Cosa qua? c'entra? No, Cosa c'entra. possiamo imparare da questo? No, c'entra. Bucio di culo! Quello Ma quella è il 23, CVV 23, dopo lo è vediamo. il CV23. Tra l'altro, c'è qualcuno che ha chiesto CVV 23 prima, scusami, una digressione dato che l'abbiamo detto. Vai, vai. Siamo già CVV 23? No. CVV 23 è stato chiuso lo standard un mese fa. Ma non è ancora ratificato, quindi non è ancora ufficialmente fuori. Vabbè, torniamo a JRC. JRC, sicurezza nucleare, perché per fare sicurezza nucleare creavano degli strumenti basati su computer vision, point cloud, in particolare laser scanner. Loro lavoravano con laser scanner, sostanzialmente producono, questo gruppo di ricerca produce strumenti per i commissari di controllo, che fanno i controlli su centrali nucleari. Loro vanno là, mettono un scanner, fanno una scansione e poi tornano dopo 2 anni, fanno un'altra scansione e vedono se c'è una differenza. Se c'è una differenza, devono guardare tutti i registri e Makes sense. capire perché sono state fatte le modifiche. La sicurezza nucleare. Lì ho imparato che la sicurezza nucleare è molto più di quanto pensiamo. Dico una cosa, una mia Vai. convinzione politica, però quando sento dire. In Italia non possiamo avere il nucleare perché abbiamo la mafia. È una cosa da parte di qualcuno che non ha mai visto cos'è la sicurezza nucleare. Non ti Ti terrebbe, fai non ti farebbero tenere una centrale aperta se non ci fosse, se non ci fossero gli standard aspetta, rispettati. questo I sei anche commissari citato nucleari sono Homer due Simpson che ci coglioni lavorava. colpiti. Questo, guarda che Homer Simpson lavorava in centrali nucleari ci ha deviato parecchio, secondo me, secondo me. E c'è il No. buon Federico Bidone che dice non metterla sta live nel CDA, il consiglio del mio gruppo perché c'è un diatribe ogni minuto. Io cerco di essere un po' agnostico, anche se ho per pregiudizio una posizione un po' contro, ma senza grosse convinzioni, per cui potrei velocemente essere convinto del contrario. Però ecco, questo è un buon punto, insomma. No, beh, io ho visto la realtà dei commissari. Poi non, io sono favorevole, Sì, ma ma quando non il è questo. commissario. Cioè, il commissario di giorno, non di notte, è preso dalla strada e poi torna a casa sua, no? E poi dopo, ok, è andato via il commissario, vai, mortadella sugli impianti, no? Non si può fare, no? No, non Non ce la si può possono fare. fare, non è così semplice, non è così semplice.
No, cioè devi veramente impegnarti tanto per fare delle Per porcate fare, su un o quantomeno a un impianto. certo punto, se le fai, al prossimo controllo ti scoprono e finisce Sì, l'attività. ma ci sono state centrali in Europa che sono state a rischio di chiusura, cioè, ovviamente non sono pubblicizzate queste cose, però Chiaro. state a rischio perché avevano delle irregolarità e i commissari non guardano se tu sei in Francia o in Iran, cioè per loro se una cosa non va bene, va bene, se non va bene, non va bene, punto. Quindi sono un team di commissari, non è uno che gli dai la mazzetta e comunque sanno bene cosa vuol dire, perché c'è anche una questione di. Dove 2,5 tonnellate di uranio sono scomparsi. Non so la notizia, quindi non so bene cosa voglio dire, non so di che tipo di uranio si tratta, perché se fai scomparire 2,5 tonnellate di uranio 238, anche chi se ne frega. Se fai scomparire 2,5 tonnellate di uranio 235, è un problema grosso. Ok. Quindi dipende da che uranio. Adesso non credo che siano 2,5 tonnellate di uranio 235, anche perché Anche sarebbe un problema tenerle tutte assieme. che. Ok. La Libia si è impoverita. Bene, Comunque, no, quindi adesso, a ok, parte questo, torniamo sul sul nucleare, pezzo. lavoro un paio d'anni fa, d'anni là, e poi nel giro delle demo avevo conosciuto una persona di origine italiana, ma che faceva demo sua amica e soprattutto faceva, anzi, cose che non erano neanche demo, non avevano neanche a che fare con il computer. Lui faceva tanto overhead projector demo, cioè Che vuol la dire? lavagna luminosa, demo su lavagna luminosa, fatti con i Ok. lucidi, tutto fatto a mano. Cose. È una di quelle competition che si fa al volo nei demo party, giusto per tappare i buchi. Ok. E questo qua, a un certo punto, incontrando la demo party, gli avevo detto qualche anno prima: ma sai che io non so che lavoro fai te? Cioè, lui fa: guarda, io lavoravo per questa azienda che è appena stata acquisita da Nvidia. Ma c'è sti cazzi, bravo. Vabbè, Attenzione, io mi trigger però lo sticazio utilizzato non alla romana, non è un po', questo è un po' così, può bestemmiare tranquillamente, ma dire scusami, sticazzi no. inteso come wow, che figata, questo non lo accettiamo, per cui No, accettiamo hai le ragione, dei scuse, coglioni. dei coglioni, ok. Mi correggo, mi correggo, me coglioni. E quindi, no, vabbè, ti dico, come battuta gli dico, senti, se cercate, fammi sapere. Non sento più Siamo niente. al Ma 2016, siamo, saremmo 17. stati nel 2000, 2012, 2013. Mi sto per... La timeline mi è saltata in testa. Tu No, quindi stavi io inizio a lavorare in eri Nvidia. ancora... Ero ancora nella mia azienda, in tua tranquillo. azienda, ok. Sì. Cioè, dopo un tot di anni, 3 anni, non lo so, mi arriva una mail con scritto: ah, guarda che stiamo cercando. Come se fosse stato ieri, erano passati 3 anni. Magari ce n'erano tante nello spam e non lo sapevi. No, guarda. Da lì in poi ogni settimana nello spam vedrete quelle. Io lo fa, Affanculo, io lo adesso lo faccio. spam. Io lo faccio. Sono andato a fare i colloqui. Mi dicono: sono andato a fare i colloqui. Nel frattempo mi contatta Facebook. Vabbè, che c'è rimasto? Amazon e Apple, e poi basta. Frattempo mi contatta Facebook da Londra. Vado a fare i colloqui anche a Facebook. E in una settimana ho le due offerte davanti. Mi Vabbè. spiace, Frankie, mi spiace. Vabbè, alla fine opto per Nvidia, per vari motivi, stava per nascere mio figlio, Zurigo sembrava un'idea buona all'epoca. Ci siamo sentiti in quella fase là, se non sbaglio, o non ricordo, forse non ci siamo No, io ancora sono venuto, ritrovati una a volta che sono venuto a Zurigo. fare un colloquio, ci siamo visti in Ci siamo Google. visti al tuo colloquio Nvidia, ok. No, il mio colloquio in Google ci siamo visti. Oh mio Dio, questa me la sono dimenticata, me la sono persa. 2013, credo. 2013, 13, abbiamo pranzato ok. assieme. Ti ricordi un Abbiamo pranzato cazzo? assieme. No, mi ricordo un cazzo. C'ho la memoria del pesce rosso. Ah, mi ricordo diversi pranzi quando stavi Nvidia di fronte a Sì, Eurgy, cioè dove sì, sì. Sì, forse, poi tipo, so che quando ci siamo visti più volte quando stavamo di fronte Spizio, si dice. Però, sì. ok, quindi colloquio 2013, passati 10 anni, mamma mia, ok.
Comunque no, Chi è il CEO di Carrefour? No, non fa... cioè, è il CEO di Carrefour, un personaggio della mia lore perché è stato menzionato un paio di volte. Ok, quindi colloqui Nvidia passati nel 2015, sì, 15. 15. Sì, 2015 e tra il 2015 e 2016 lentamente ci trasferiamo a Zurigo. Lentamente perché Nvidia mi mette in condizioni, cioè sapendo che deve nascere mio figlio, mi dice ok, condizioni particolari, vieni qua un tot di tempo, un po' puoi lavorare da remoto, poi però ti sposti definitivamente. Com'è stato, a parte l'impatto del tipo offerta di lavoro a Zurigo, Nvidia immagino non proprio posizione junior, sei già entrato con un certo, immagino, una posizione non giù, cioè posizione Sono senior, entrato con un diciamo. livello che a posteriori devo dire forse potevo trattare meglio. Diciamo che il primo periodo a Zurigo con la famiglia è stato Ci arrivo a fine abbastanza. mese? Sì, cioè, no, ci arrivavo a fine mese con un mutuo in Italia, quindi sì, però il conto in banca a fine anno era Cioè, dovevi stampare le zero. stock option e dargli fuoco per far così sopra. Non c'avevo stock option, non avevo niente, non avevo Come neanche avevi stock. stock option? Dai, Non non c'era c'era niente, non niente. c'era il pacchetto azionario, non c'era. Non c'era il pacchetto azionario. Ok, era fisicamente un pacchetto. Ok. Non lo so perché non c'era. Ok, strano, strano. Non so, forse Non, era già era non, non. public, forse non era ancora public, non lo Sì, no, so. no, era public, ma per un certo periodo avevano sospeso, mi hanno spiegato le azioni o comunque le davano in maniera un po' più. Ok, Federico l'abbiamo detto come siamo conosciuti, per cui ci siamo conosciuti tramite amico in comune, abbiamo fatto parte per un po' del brainstorming sul gruppo Plus Plus IT, che è la community italiana del C++, e via così, penso che sia stato attorno al 2010-11, qualcosa del Sì, genere. 2010-11 deve essere stato. Ok. Allora, quindi ti sei trasferito, hai preso famiglia, bagagli, sei venuto a Zurigo, e happy at Nvidia. Com'è stata l'esperienza dei colloqui? Adesso non so, mi piacerebbe farti qualche domanda su Nvidia, poi quello che non può rispondere mi mandi a cagare, non è un problema. I colloqui Nvidia come sono stati? Difficili del solito? Più facili? Come li metteresti in scala rispetto agli altri che hai fatto? E in cosa Allora, consiste? In cosa i consisteva? colloqui di Nvidia all'epoca, perché comunque questo dipende un po' dalla, diciamo, cultura di Nvidia, i colloqui di Nvidia non sono strutturati come quelli di Facebook o di Google. Quelli di Google sono molto rigidi, ma anche in Facebook hanno dei colloqui abbastanza rigidi, almeno per la mia esperienza, cioè che hanno una struttura, tu hai quello tecnico di un certo tipo, quello di design in the large, quello di un certo numero di cose. I colloqui in Nvidia sono molto, almeno nel team dove stavo entrando io di Nvidia, erano molto liberi. Cioè, Nvidia non ha questo schema rigido Non di ha una colloqui. calibration, non ha una calibration Esatto. standardizzata. L'obiettivo per cui Google ha dei colloqui standardizzati è per far sì che uno viene assunto a livello 4 a Bangalore è uguale a uno che viene, in teoria è fungibile con uno che viene assunto a livello 4 a Vancouver. Cioè, in teoria si vuole che un livello 3 e livello 4 sia più o meno in un range, no? Questo è l'obiettivo. Nvidia non accadeva questo qui. Non accadeva così, e quindi, però comunque i colloqui sono stati molto più amichevoli delle chiacchierate amichevoli, molto più chiacchierate amichevoli che colloqui veri e propri. Le stocks erano, non ho guardato quello, non ho cercato stocks nello spam. Allora. No, ti stavo facendo DDoS di domande, tu non rispondere a tutti, sennò ti... Ah. Scheda video? No, vabbè, facciamo l'elenco dopo perché è un po'. Hai quelle che ancora non esistono, probabilmente. No, no, quello no, 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 non sono io. Allora. Ragazzi, no, no, cioè, già non la buttiamo in caciara, se anche voi in chat adesso c'è la riga. Allora apri Cioè, tutto, guardi. vai, apri tu, smarmella, smarmella, ZBP, no? Allora, dove eravamo? Non ne ho No, idea. l'ufficio di Zurigo era una startup che era stata acquisita da un'altra startup,
che faceva simulazioni fisiche, sostanzialmente. Faceva fisica per videogiochi, PhysX, non so se ti PhysX, c'è ricordi. ancora PhysX? Come Certamente. no? Mi ricordo, PhysX venne acquisita da Nvidia. PhysX erano Venne degli acquisita engine più da fighi. Geia, che aveva iniziato a fare le schede grafiche, le schede di accelerazione fisica, Ok, e quel sì, era freno un'epoca, io sono rimasto freno fermo, sì. PhysX, e poi Ageia è acquisita da Nvidia nel 2008. Ok. Quell'ufficio era un po' rimasto così. E quindi aveva molto la concezione di startup. Ok, ci sta. C'è gente che conosce Ageia, tra l'altro, ci conosce, non ho idea di cosa sia. Lo so, ragazzi, con calma, fateci parlare. Va bene, comunque no, Ageia, quindi l'ufficio era piccolo, erano 20 persone, Ok, quindi era una quindi molto dependance. familiare come ufficio, cioè era un ufficio quasi indecente per un'azienda come Nvidia, anche all'epoca, nel senso che era molto più piccola, era meno della metà di quello che è adesso quando sono entrato io, però era un ufficio quasi imbarazzante per Nvidia, cioè era un ufficio di una startup Uno in un edificio di sgabuzzino. startup. Ok. Quindi, però l'ambiente era molto bello, era molto, cioè si poteva andare tutti quanti a pranzo assieme volendo, si poteva, cioè era molto unito. Era un team unico che lavorava più o meno sulle stesse cose. Alla fine c'erano due team, uno di automotive e uno di fisica, ma precedentemente erano un team unico che era solo il team che lavorava sulla fisica, l'automotive era appena arrivato. Quindi ambiente piccolo, La gente molla, molto no? bello. Ed è stato uno dei motivi per cui ho scelto Nvidia contro Facebook, proprio Aspetta, perché io perché all'epoca. contro che cos'è contro Facebook? Cioè, nel senso che No, aveva contro che. Facebook, nel senso che avevo l'offerta con Facebook, in alternativa, Ah, è quello che dicevo ok, prima, nella stessa Londra. ma. Ok, Facebook Londra, Londra. Londra, certo. Non era soltanto il posto, non era soltanto il crescere una famiglia, ma era anche il fatto che io avevo un po' paura, cioè io non avevo mai lavorato in un'azienda grossa e andare nell'ufficio di Londra di Facebook con, mi pare all'epoca, un 600-800 persone, mi Madonna, sembrava attacchi di troppo. panico. Mi sembrava troppo. Eh sì, quasi. Guarda, non è stato uno dei motivi, non è stato il motivo, ma è stato uno dei motivi. Invece, boh, Nvidia era Ok. più piccolo, era un ufficio più piccolo, mi sembrava più. Anche l'impressione che mi ha fatto l'ufficio brutto è Era più stata. qui mi trovo bene, mi sento a Esatto. casa. Se faccio cazzate non cioè, va bene così. La paura. Ok. E da E allora sei quindi. Nvidia. Come è evoluta la tua carriera? Da allora diciamo che okay, la parte scintillante è finita, nel senso che sei Nvidia, hai fatto carriera interna, al momento Sì, sei ho fatto carriera totalmente. interna, ma ho fatto carriera interna perché, ma secondo me, quindi non ho la sfera di cristallo, non so cosa pensano gli altri, però la prima parte della mia carriera all'interno dell'ufficio locale di Zurigo è stata anche dettata dal fatto che avevo un approccio che era molto simile a quello di quello che si stava gestendo la società, cioè di quello che avevo da dove ero uscito. Quindi vedevo un Ok. problema, aiutavo a risolverlo. Molta proattività. No. Sì, e questo è stato valutato molto bene dal mio manager, tant'è che mi ha proposto lui di diventare manager. Cioè mi ha detto lui a un certo punto, oh, stai facendo parecchie cose che sono di responsabilità di un manager, forse. Però è comunque tu fino allora eri anche individual contributor, sei continuato ad esserlo, cioè diventato manager, hai fatto il tech lead manager, Non oppure esiste la figura di tech lead in Nvidia, Ah, ufficialmente. quindi se sei Non uno che c'è percorso. guida un effort di sviluppo, gestisce anche umanamente le persone. In Google c'era una diversificazione No. perché qualcuno poteva essere tecnicamente molto forte, però umanamente un po' una merda e quindi magari a gestire la carriera delle persone non era interessato, non era utile. Allora, no, in realtà in Nvidia puoi farlo il tech lead, ma sei individual contributor, cioè rimani nella carriera di individual contributor. Non esiste una carriera Ok. specifica di tech lead, cioè esiste di Ok, sì. Ok. individual contributor o manager. E quindi, vabbè, lì la scelta era anche creare un team che lavorasse su AI e computer vision. Ho detto, vabbè, mi interessa, e quindi
abbiamo iniziato a creare il team e sono passato alla gestione, anche alla gestione di persone. Quindi ho accettato di fare la gestione di persone perché comunque mi permetteva di vedere cose più interessanti, secondo me. Quindi, Su che progetti fighi hai lavorato negli anni? allora, Quello che puoi io dire. ho iniziato semplicemente quando è partita la cosa del deep learning applicato, quindi non nel 2012 in accademia, ma all'interno di Nvidia nel 2016, c'è stato un momento in cui hanno detto tutti sul deep learning, cioè almeno qualcuno di ogni team deve sapere qualcosa di deep learning. Per far cosa invia Ma infatti per far cosa non era chiaro. esatto. Ma è stata una cosa abbastanza interessante. Noi eravamo nell'ambito gaming perché il team si chiamava Gameworks all'epoca, che era la linea di prodotti legati allo sviluppo di videogiochi. Schede grafiche oppure sviluppo librerie No, sviluppo di SDK. tool per videogiochi, cioè PhysX era uno di questi, ma poi c'erano i Ok. vari, quello Hair, quello per la, non mi ricordo come si chiamano più adesso, sono cose di tanto tempo fa. Comunque c'erano tutti quei prodotti che poi venivano, che prodotti per modo di dire, perché non erano scatole, erano, c'è la demo e poi se vuoi metterlo nel tuo videogioco, c'è il Chiaro. developer Beh, technology vabbè, engineer che viene a casa tua e te lo integra. è una figata estrema fare le demo delle librerie. Cioè, io ho sempre amato lavorare sulle librerie in generale, sui tool. Quello era un bel lavoro. Quello Quindi assolutamente, scrivevi un sacco assolutamente di software, scrivevi codice un bel lavoro. Ma tutti i allora io giorni. non ho fatto grosso tanto tempo a scrivere il codice, ho messo mano a una libreria che era per il rendering della pelle della faccia, Ok. e poi in realtà mi hanno detto: no, mettiti a guardare deep learning perché ci serve che guardi deep learning. Sei uno che ha già esperienza di reti neurali, hai già esperienza di machine learning, guarda deep learning e cerca di capire se possiamo fare qualcosa a riguardo. Quindi io mi sono guardato deep learning e alla fine uno dei progetti interessanti che abbiamo fatto è stato super risoluzione nei momenti prima di DLSS. Non aveva a che Super fare con DLSS. risoluzione, Super ok. risoluzione è prendere un'immagine e farla con più definizione. Però, appunto, con metodi di intelligenza artificiale si creavano delle cose Salutiamo che Shannon e la conservazione sì, dell'informazione. tanti saluti. No, c'è un motivo per cui funzionano. Infatti, per Shannon non dovrebbero funzionare perché se non ci sono le cose. Cosa vuol dire operativamente? No, scusami, rispondo a quella domanda perché mi ha colpito. Cosa vuol dire operativamente guarda deep learning? Devo ancora capirlo. Devo ancora capirlo perché in realtà la domanda è stata posta esattamente in questa maniera. Cioè, tira fuori qualcosa, cioè, facci vedere a cosa serve, a cosa potremo usare. Quindi una delle prime cose che ho fatto è fare super risoluzione, cioè capire, l'idea era, ci sono videogiochi vecchi che potrebbero essere migliorati. Possiamo usare tecniche di super risoluzione per migliorare la risoluzione e adattarli alle schede grafiche, farli più belli sulle schede grafiche più recenti. Questa era l'idea generale. E in realtà è stato fatto un esperimento, poi siamo andati avanti su altre cose. In realtà di sguincio io stavo facendo dei miglioramenti a DLSS 1 nel momento in cui è entrato il 2, quindi in realtà tutte le migliorie che erano su DLSS 1 sono state buttate a favore di DLSS 2. Super Mario Galaxy era una delle cose su cui abbiamo lavorato, però era una release per la Cina, non è mai stato rilasciato in altri posti. È stato fatto una cosa solo per la Cina e credo che sia stato abbastanza un flop. Ci spiace, non sono un grande amante del mondo Nintendo, però pazienza. Solo Solo in Cina Cina per per Nvidia Nvidia Shield, Shield. corretto, Cos'è Nvidia corretto. Shield? Cos'è Nvidia Nvidia Shield? Shield è la più bella Android television che puoi pensare. No, davvero, è stata votata la migliore Android television. Ok, figo. Ed è una televisione accelerata sostanzialmente da una Tegra, una
uno di quei chipettini embedded di Nvidia. E quindi oggi sei Nvidia, oggi sei Edge Manager, puoi dirci più o meno su che area lavori, come AI e funziona computer vision. AI, quindi In mondo videogame, particolare, sempre cose legate al gaming. sì, non più legata al gaming, perché il focus di tutto, di tanto del team che faceva demo prima sul gaming si è spostato verso Omniverse, che è un prodotto completamente nuovo, fatto anche per chi sviluppa videogiochi, ma anche per chi fa produzione video, per chi lavora nell'industria. Cioè, in realtà ha un'applicazione molto vasta. Potremmo perdere delle ore a parlare di Omniverse. Io mi occupo in Omniverse soltanto di un paio di cose, cioè ricostruzioni 3D e la ricerca Ok. basata su AI. Ok, Quindi interessante, sui due figo. progetti che Cioè. porto avanti, che sono due progetti sostanzialmente basati su computer vision. Alla fine. Riesci a far tutto da remoto? Come ti trovi col full Sì. remote? Allora, col full remote è stato Da manager. un processo interessante, nel senso che ovviamente non sono partito full remote manager in tempi non Chiaro. sospetti. Sono partito durante la pandemia perché obbligato, cioè io vivevo a Zurigo e facevo mezz'ora andare e mezz'ora tornare per andare in ufficio tutti i giorni, come tutte le persone normali. Nel momento in cui c'è stata la pandemia, l'azienda ha continuato a crescere parecchio. Noi avevamo una sede relativamente piccola, anche se ci avanzavano posti A a Zurigo. Zurigo, e a metà pandemia eravamo già ben sopra. Ed è stato là che io ho detto: signori, mi sposto. Ho valutato prima l'Italia. In Italia c'erano dei tagli pesanti Preferivi di tornare in stipendio. Italia, Sì, sì, sempre sì. restando con Nvidia, volevi fare un Con Nvidia, trasferimento sì. interno. Però Ok. lo stipendio variava sensibilmente. E invece il mio capo, che a questo punto non era più il capo, il site leader di Zurigo, ma ed è tuttora una persona che gestisce tutto l'AI di Omniverse, e sta a Toronto. Lui mi ha detto: ma spostati a sud della Svizzera, invece di stare a Zurigo, spostati più a sud, sei più vicino all'Italia. Un po' per la famiglia, i genitori che hanno una certa e quindi hanno bisogno Tu magari di un sei supporto. io ogni volta mi sbaglio di dove sei. Tu sei di Milano, sei. Allora, io sono nato e vissuto a Milano, i Ok. miei genitori sono veneziani, Ecco, ricordavo, c'era quindi cioè, del Veneto. a Milano mi dicono che ho un accento veneto e a Venezia mi dicono che parlo come un Milanese. milanese. Ok. Si sente il Veneto, si sente il Si sente Veneto. il Veneto, lo so, però Non cioè, sento l'Africa io, non sento l'Africa. non senti l'Africa, no? L'Africa poi a Venezia c'è, arriva il vento. Ok, No, e comunque. quindi diciamo che ti sei spostato al sud della Svizzera, Canton Ticino. Ricordo che abbiamo parlato quell'epoca lì, no? Hai anche fatto analisi, costi, benefici, vantaggi, svantaggi. Sì. E sei passato da un paio d'anni che sei giù? Quasi un paio Tre, d'anni, quasi un paio sì. d'anni. Ci siamo spostati ufficialmente a settembre 2021. Ok, un reso. Ok, un anno e mezzo, diciamo. Un anno e mezzo, però in realtà, cioè, ero Un avanti po', e dietro. convincimi, perché non sei l'unico, sei una delle due o tre persone, spesso cito quando dico qualcuno che ha fatto geo-arbitrage all'interno della Svizzera, quindi andare giù in Canton Ticino. Vantaggi sono, immagino, la lingua, possiamo considerarlo un vantaggio per noi italiani. Oh, sì, la vicinanza con l'Italia, che è un altro vantaggio, Sì, può assolutamente. essere. Costi molto inferiori? Ti hai No, percepito? tantissimo. Non tantissimo. Esatto, questa è una Allora, cosa, è un falso costo mito. delle case sì, cioè costo dell'alloggio, ma costo sul costo di vita Ok. no, cioè costo sulla vita in generale. Lo Ok. stipendio è inferiore? Direi di no. Nel mio caso no. No. Mediamente sì, mediamente gli stipendi, se uno lavora qua, sono inferiori.
Nel mio caso, Tu sei ancora basato su fortunatamente Zurigo, sei soltanto no. sei un Specialmente lavoratore remoto, sono ma lavori da basato casa sulla tua. Certo. Svizzera in realtà, perché Nvidia fa una valutazione sulla Svizzera, non fa una valutazione sulla specifica città della Svizzera in cui sei. Chiaro, chiaro, Per chiaro. Ok. ora. Bah, difficilmente accadrà qualcosa in quest'ambito, nel senso che il fully Non lo so, remote magari. nazionale è quasi, cioè stavo anche analizzando oggi con un altro amico in America, ad esempio, c'è il fully remote US che è standard, ormai su LinkedIn c'è proprio il 50% dei lavori Ah, sono ok. remote US. Credo che ormai il mondo del remote si sia adattato a finché stai nei confini nazionali è facile per motivi anche amministrativi, assicurativi, tutto quanto. Il remote internazionale ha delle, cioè, ha delle No, è un complessità casino. diverse e fa sì che spesso è complicato che il tuo stipendio sia location independent. Beh, entriamo in discorsi un po' più No, complicati. comunque credo che, però non ci mettere la cioè non ci metterei la firma qua, credo che in Nvidia anche a livello US, se tu non sei remote, ci siano diverse differenze tra stato e stato, cioè ci sono differenze abbastanza, credo abbastanza importanti tra stato e stato. C'ho un po' di domande relative a Andy, cioè, ti fatto, è curioso ovviamente, poi se puoi o non puoi rispondere, dimmi tu tranquillamente. Cosa pensi che rende, cosa rende Nvidia leader nel settore visto da dentro? Ma l'approccio piattaforma, cioè Nvidia è vero che vende hardware, però Nvidia storicamente ha sempre sviluppato molto corredo assieme alla scheda, quindi CUDA stesso, ma tutte le librerie che vengono date con CUDA, tutte le librerie che vengono date sul gaming, tutte le librerie che vengono date per la robotica sulla parte embedded. Cioè, viene dato molto Ok. software a corredo che è tipicamente gratuito, ha reso molto bene, ma ormai è un approccio che ha anche AMD, quindi non è che cambia molto. Il fatto di avere una piattaforma che è sempre la stessa, quindi che tu prenda la scheda di fascia alta che si usa sui supercomputer o la GPU da gamer, la logica è la stessa, cambiano le quantità di unità, non lo so, double che ci sono piuttosto che float, però non, il modo di programmare è lo stesso, i tool che hai a disposizione sono gli stessi, quindi c'è un sacco di Quindi se cose entri che. nell'ecosistema, poi dopo ti è facile restarci dentro. Esatto, Ok. Alla esatto. fine quanti concorrenti, onestamente, quanti concorrenti ha o ha avuto nella storia? Pensavo. Allora, beh, quando è nata Nvidia aveva tanto, tanto concorrenza. Mi sa che mi sei frizzato, io non vedo più niente. Ah, Ecco, sì, no, scusa, son ok. salta, penso di essere saltato un pochino. Ok, sì. ci No, siamo, ci Nvidia siamo. storicamente, quando è Ok. nata, ha avuto tanti concorrenti, perché è nata in un periodo in cui c'erano decine e decine di aziende che facevano schede grafiche. È rimasta a un certo punto una C'erano così delle due. tante? Sì. Fine anni 90 era pieno di schede grafiche. Ok, Poi quando ammetto che. che hanno fatto il salto all'accelerazione ce ne sono state meno, perché che io ricordi c'era la solita Voodoo, c'erano i Ah, cavolo, Matrox, Voodoo. Le c'era Matrox, Madonna che mi stai ricordando. Io non sono mai ATI. stato un grande gamer da quelli che amavano tutti gli aspetti grafici, gli aspetti dei giochini che non erano. Però questi sono tutti i nomi che mi ricordo, cavolo, le Voodoo, come no, le Sì. Matrox. Ci sono anche E ce avuto, n'erano penso. poche alla fine, cioè che hanno fatto il salto a 3D, grafica 3D accelerata, ce n'erano poche. E poi sono rimaste praticamente solo Nvidia e TI a un certo punto. E TI è poi acquisita da AMD, che quindi adesso è AMD a tutti gli effetti, però questo era. Ok, quindi questo un po' Ora. magari anche aiutato, una sfida a due, in qualche modo Sì. c'è mercato per entrambi. Intel c'è sempre stata on and off. Ci ha sempre provato e poi è tornata indietro. Adesso abbiamo ARC a 770. Prova a scrivertelo. Io non so chi è il Arcazzo. direttore marketing. Ci sono i meme su Arcazzo, sì. Lo fanno, lo fanno. Beh, diciamo Vabbè. che c'è stato un boom mostruoso
qualche anno fa, una crescita esponenziale, il mondo cripto. Qu quanto il mondo cripto è stata una botta di culo, oppure cioè, il Beh, il mondo fatto che... cripto è gioia e dolore in realtà per Nvidia, perché comunque genera delle onde di vendita inattese che rischiano di creare la mancanza di cose sul mercato e poi ondate di reimmissione sul mercato dell'usato nel passaggio a nuove generazioni oppure nel momento in cui Ethereum, per esempio, è passato a Proof of Stake. Che sono completamente imprevedibili, quindi sono difficili Chiaro. per noi da vedere come da capire cosa sta succedendo, quali Ok. saranno le previsioni. Tieni conto che le aziende come Nvidia, ma tutte quelle che fabbricano chip, si riservano degli slot a distanza di 2 o più anni. Gli slot di Cioè... produzione su TSMC sono riservati tra 2 anni. Cioè, Aspetta, aspetta, questa non l'ho capita, cioè, nel senso che Nvidia ha comprato dei future sulla produzione di chip di silicio, cose del genere? di una certa produzione che ci sarà tra 2 anni. Non, Ah, non de devi ok. riservarli molto prima perché TSMC è un'azienda Su semiconduttori, cos'è? ma infatti è notizia di qualche giorno fa che Apple si è riservata il nuovo processo che verrà fuori su TSMC tra un po' tot di tempo, forse 2 anni, forse 1 anno e mezzo. TSMC è Taiwan Semiconductor, esatto. Ecco, ho riservato tutto il 3 nanometri per Apple. Sì. Esatto. Sì, Infatti notizia di qualche giorno fa. c'è chi chiedeva il buon Federico Bidone se Apple è un possibile futuro competitor. Vabbè. Allora, non lo so, non lo so. Apple non fa schede grafiche, non fa supercomputer. Potrebbe lavorare nell'ambito dell'automotive, che è una delle aree in cui Nvidia Chiaro. lavora. Nvidia non Però produce auto. quantitativamente cioè, è qualcosa che può avere un impatto, cioè di per sé un settore così trainante al Automotive? Non lo so. momento. Apple si narra che stia lavorando sull'automotive, credo sia vero perché c'è stata una persona che conosco che ha sempre lavorato nell'automotive e a un certo punto è andato a lavorare per Apple, quindi parliamo già di qualche anno fa, non parliamo di due Sì, beh, anch'io di conosco gente che è andata a lavorare in Apple che viene da quel mondo lì, per cui ieri. Sì, sicuramente c'è qualcosa che quindi bolle ci in stanno pentola. guardando. Stiamo scoprendo l'acqua calda, ovviamente. Ci stanno guardando ormai da anni. Sì, ti lancio domande. Vedo che entriamo nel topic Nvidia, la gente è curiosa, fa domande. Ovviamente io cerco di essere un po' diplomatico e metterti solo cose che immagino tu possa rispondere. Sì, no, ma quanto possa avere qualche gioco specifico possa aver influenzato Nvidia? Io di gaming non ne capisco un cazzo, ve lo dico onestamente. Guarda, tutto il mondo, tutta la tua vita attorno al gaming, ma non sei un gamer. Non sono un gamer, gioco di più adesso di quando avevo 18 anni, Beato però te, ma come fai? Ma c'hai due figli, c'hai, oh. non mi fate gioco a Minecraft con loro. Quanti anni ha? A parte che, ok, fun fact, le mie gemelle girano sul passeggino doppio di Marco, quindi ho preso in eredità dal suo trasferimento al sud e ho un passeggino. Ok, passeggino doppio, ma non hai gemelli. No, non ho gemelli, però i due figli hanno una distanza relativamente breve, sono meno di 2 anni, hanno 5-7 anni adesso. E quindi Ok, la gente è rimasta delusa che non sei un gamer. Pazienza, non sono un ragazzi. gamer, cazzo. Ma facevo demo, però, dai, un po' compensa, Eh no? sì, ma il demo per. Non, questi non sanno cos'è. No, ma non è che non amo il gaming, cioè sono una chiavica, non sono in grado, non è che non lo amo. È che non sono Ok. capace proprio. Bene, adesso che io lancerò un po' un piccolo side effort nel cercare di fare qualcosa di gaming retro, vedrai che ti divertirai un casino quando Gaming retro fai?
Ti inviterò. No, penso che prima o poi faccio qualcosa del tipo, a parte scacchi o anche qualche giochino più 2D, cose che a me Ah, certo. piacciono ancora. Però Ma non roba come scusa retro per su computer giocarci. moderni o roba retro su No, computer vecchi? moderni, moderni. Io non sono una persona che ama hardware in generale. L'hardware dovrebbe essere abolito e vorrei che il software mi venisse mandato nella retina così vedo direttamente lo schermo. Non sono un amante dell'hardware. Tu so che invece sei molto più Io hardwarista in generale. sono un collezionista di cioè, ciarpame. Qui ho un po' di computer vecchi, diciamo. Tra le varie cose, colleziono e riparo computer vecchi. Tu dici, quando cazzo c'hai il tempo? Infatti, non mi torna qualche conto, eh. Tu hai due figli, perché adesso cominciano a essere quasi grandi, cioè, come si vive a quell'età? Cioè, è bello quando i figli hanno quell'età, no? Beh, sono molto più indipendenti. Sono 5 e molto 7 indipendenti. abbiamo detto, 5-7, sì, sono molto più indipendenti, giocano tra loro, anche essendo di un'età molto simile, giocano molto, molto più tra loro adesso rispetto a qualche anno fa. Ah, le schede grafiche avevano chiesto prima, eh? Sì, cosa? Ah, Ah, avevano chiesto le schede grafiche prima, volevano allora. sapere le schede grafiche. Allora, in Ma poi per questa farci stanza. cosa? Nel senso, tanto non ci giochi, per cui No, che ci fai infatti, con le schede allora, non ci faccio grafiche? niente, ci uso praticamente RTX Broadcast. Questa è una 2080 Ti, di là sul computer vero dell'ufficio ho una 3090, non ho una 4090 perché non ci entra. E poi di là credo di avere una 2070, nell'altro ufficio che ho a Milano ho una 970. E poi da qualche parte ho una Titan V, che è una di quelle cose strane. Non conosco nulla. Qui abbiamo dei fan delle tastiere meccaniche. Se vogliono Tastiera sapere meccanica. se sei. Ce l'hai tastiera meccanica? Allora, io ho una tastiera che è una Red Dragon, questa qua. Ne ho tre perché mi è piaciuta talmente tanto che sui tre computer che ho qua, in questa casa ho tre tastiere identiche. Io sono non sono un fanatico delle tastiere, però quando mi trovo bene con una tastiera, cerco di fermarmi su quella perché è difficile per me trovare una tastiera che mi piace. Io non ho una tastiera italiana, quindi solo tastiere americane. Quindi quello che fai le lettere accentate con l'apostrofo, insomma. Sì, esatto. Beh, o quando non ho la tastiera US International impostata. Intanto ritrovo anche io il pigrizia, dico, vabbè, ti faccio E apostrofo, la gente si incazza, no, perché c'è l'accentata, rompi i coglioni, dai, su questi dettagli, dai. Ma io di solito quando so che devo scrivere tanto italiano, switcho sulla US International e via. Quando invece non me l'aspetto perché magari mi si apre un messaggio di WhatsApp in italiano e sto scrivendo con la tastiera americana, scrivo un po' a cazzo Chiaro. di No, ecco le tastiere, ragazzi. cane. No, non me No, le menzionate. no. A Allora. parte già tremo, già che la Z e la Y sono al contrario, io stacco i tasti di giro, li rimappo. No, 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 Allora. non, se le svizzere non tocchiamo questo tasto dolente. Io avevo il mio Mac che avevo quando ero nella mia società, era un Mac, il mio portatile, e l'ho tenuto fino a che non è schiantato nel 2019-2018, che era un Mac di 8 anni. Ne ho comprato uno della stessa età perché volevo metterci dentro l'hard disk e continuare a usarlo. Ne ho comprato uno della stessa età, però è venuto svizzero perché ovviamente l'ho comprato da Revendo, che forse hai presente anche dov'è, No. che è l'azienda che vende vecchi Mac rigenerati, risistemati, veniva con la tastiera svizzera. Cioè, io l'ho lasciata americana, non guardo i tasti. Vergogna, sì, esatto. Cioè, facciamo una petizione su change.org per abolire la tastiera svizzera. No, ma infatti volevo anche smontarmi i tasti alla vecchia tastiera e montarli sulla tastiera al posto della tastiera svizzera, però le tastiere meccaniche della Apple di quell'epoca non mi fido a toccarle, cioè mi dai una tastiera di quelle di 40 anni fa va benissimo. Ma tu eri in grado di smontare anche dei Mac o dei computer vecchi Apple e farci qualcosa? Non so se sistemi molto chiusi in cui non puoi farci nulla tu. Allora, Apple Intel-based sono dei PC. Fino al 2012 tu puoi smontargli l'hard disk, cambiargli la memoria, fare tutto quello che vuoi. Dal 2012 in avanti sono
delle cose che Sistemi prendi. chiusi. Sì. Ok. Sempre più chiusi, adesso è tutta una scheda, butti via tutto e non recuperi neanche i dati se si blocca qualcosa. Ok, la gente fa domande palesemente, probabilmente irrispondibili, progetti che andate su Progetti futuri Linux. Nvidia su Linux? No, vabbè, ma è assolutamente rispondibile. Nvidia Linux Ok. è C'è anche qualcuno che ha supporto è chiesto molto open alto. source. Supporto è molto alto. Già da adesso Nvidia Linux è molto alto. Se la domanda è riguardo all'open source, allora io quando sono entrato in video ho fatto la domanda. Okay? Ho detto, ma perché Nvidia non ha open source? Non ha i driver open source all'epoca. Adesso credo che qualcosa ci sia, però perché non ha i driver open source? E loro mi hanno risposto perché non vogliamo fare la fine di Intel con il processore Ok. x86. Il processore x86 è una cosa. Allora, i processori di adesso Core sono compatibili con i Pentium 4, Pentium 3, Pentium 2, Pentium 1, Pentium 386, 286, 186, 8086, 8080 e probabilmente qualcosa prima. 40 Sì, l'880 cioè, 4004. esatto, probabilmente con una cosa del 1971. Il problema Ok. è che ti porti dietro tutto quanto, tant'è che per dire una cosa, cioè la prima Xbox, credo, è stata bucata proprio grazie a una delle feature che erano nel processore Intel per retrocompatibilità con l'8086. Ok. E questo è il fatto che avere tutta questa retrocompatibilità non è conveniente né dal punto di vista dei transistor, perché ti devi portare dietro tutta una serie di cose, né dal punto di vista pratico, perché poi ci trovi dei buchi di sicurezza su questa Quindi cosa. tu stai combattendo con il C++ e la sua retrocompatibilità, combattendo con la retrocompatibilità della serie x86. Fantastico. Infatti l'idea Tutta una secondo vita me è in quella retrocompatibilità. che la retrocompatibilità non ci c'è, ci do dovrebbe essere limitata. C'erano infatti delle proposal di iniziare a svecchiare il linguaggio C++, tornando a C++, dato che l'hai menzionato, di creare epochs, quello che chiamavano epochs, cioè poter dire questo file è nella epoca 23. Quindi ci sono delle cose nuove, per esempio, giusto per fare due esempi stupidi, di default tutte le variabili sono const, a meno che tu non specifichi che non sono const. Oh mio Dio, sta succedendo questo? No, non sta Ah succedendo, no, no, è un purtroppo. esempio, è un Mi esempio. È sarebbe ovvio, questo non piaciuto, potrai ma mai non farlo, se no il codice non funzionerebbe più nessun codice, è successo. No, ovviamente. ma funzionerebbe perché lo fai a livello di modulo. Quindi il modulo nuovo lo scrivi nel CPU nuovo, il modulo vecchio lo scrivi nel CPU vecchio. Continua a vivere nel CPU vecchio. Quindi funzionerebbe. Non è stata provata. Non so se ci sarà qualcosa che andrà in questa direzione, però non è stata provata. Non è stata provata Ci dice perché, come Rust. come Rust, probabilmente era una delle varie cose che no, CPU ha revisione ogni 3 anni. Non ogni anno. Ok, c'è Niente, un'altra no. domanda nella pipeline vecchia che appartiene, che l'avevo messa, l'avevo stellata. Pro di vivere a Lugano. Allora, io non vivo a Lugano, Lugano. Tra quando ci siamo spostati abbiamo valutato Lugano, Lugano, costi più alti di case oppure cose più piccole, oppure entrambe, anzi. Non Quindi stiamo dicendo l'elefante in the room, tu hai comprato casa. Tu io ho comprato casa, fuori però sei un Lugano. homeowner in Switzerland. Sono homeowner in Svizzera, che non esiste in realtà, perché tu in Svizzera non compri praticamente mai la casa. Ok, dal punto di A meno vista che che tu c'è non ti voglia del monte. male. Ok. Quindi sei homeowner prima o poi a un terzo con la banca. Esatto, prima della pensione devo arrivare a un terzo. E quindi no, questo è come funziona. Però pro di vivere a Lugano, tornando alla domanda. Beh, la lingua, il clima, i rapporti interpersonali che nonostante la lingua sono diversi da quelli che ci sono a Zurigo. Quindi secondo me ci sono Finora questi pro. è un saldo positivo, sei contento?
Io l'altra persona, le altre due persone che conosco, beh, uno non ci ho parlato più tantissimo, un altro che ci parlo spesso, conosci Ivan di Fra? Non dico No. tutto, sono... Okay, lui sta, è un Googler, che si è spostato a Lugano, l'ho sentito più volte, e lui è super contento, soprattutto la parte, lui ci teneva particolarmente a far sì che i suoi figli preservassero la lingua, fatta bene, studiassero l'italiano e crescessero in un ambiente più... c'è un po' di bias. Nel complessivo, quanto hanno pesato i figli in questa scelta? Allora, i figli hanno pesato nei costi, nel senso che noi l'italiano glielo stavamo dando perché in Italia, in casa parlavamo in italiano, io e mia moglie siamo italiani, quindi in casa parlavamo in italiano, loro Sì, anche l'italiano noi, però c'è sempre il fatto che se non studi la grammatica fatta bene, magari mia figlia qualche errore lo l'hanno fa, sta, cioè, come dire, non conosci i nomi delle cose, non conosci le forme vero, verbali, non so. non è stato uno dei motivi per, cioè non è stato motivo importante per cui abbiamo deciso di spostarci in Ticino, però diciamo che a me piaceva l'idea che i miei figli imparassero tre lingue, cioè almeno sapessero tre lingue, poi che parlassero perfettamente anche l'italiano. Credo che ci sia tempo per impararlo bene l'italiano dopo, anche se non lo impari Ok, sì. subito. E dipende dal tuo approccio nelle cose, cioè per dire. Ribaltandolo su di me, io parlo anche in veneziano. Il mio problema è che non ho l'accento veneziano, quello venezianasso proprio, cioè quello per Però, cui si sente la cadenza. diciamo, però ok, il conoscere il dialetto è una sorta un po' più di orgoglio territoriale, il parlare la lingua delle altre Però lingue. credo che sia la stessa cosa che poi succede se una persona Ok. vive all'estero ma si sente italiano di origine. Quindi in realtà di mio ho sempre cercato di capire di più del veneziano e immagino che dei figli mossi dallo stesso interesse andrebbero a Faranno cercare il corso. dell'italiano anche se non vivono in un posto. Poi dipende dal tipo di educazione, dal tipo di cultura e anche dal carattere, perché comunque credo che dipenda anche da Ok. quello. Però no, noi invece quello che volevamo dai nostri figli è che avessero l'inglese, questo sì, che sapessero l'inglese e che magari se riescono mantengano anche il tedesco. Quindi questo è Quindi un i costi impegno. sono stati... Sì, No, il tedesco forse è più difficile perché se... è un impegno anche economico. Perché Quindi... comunque in Ticino, adesso non vorrei dire delle cazzate, però se non ricordo male, si inizia la seconda lingua in seconda elementare ed è il francese. Il tedesco si inizia in quinta elementare e L'inglese? l'inglese si inizia in seconda media. Comunque questi fanno quattro lingue per forza, wow. E il romancio? No, nel romancio non si vincola nessuno. Un Poi non saluto alla so quanto Confederazione vengano portate Elvetica. avanti. Poi non so quanto vengano portate avanti poi queste lingue, perché non Chiaro. so quando se il francese viene interrotto, se il tedesco viene continuato. Cioè, non lo so, non mi sono più informato perché quando ho saputo queste cose ho detto non funziona per me. Cioè, non va bene. Quindi abbiamo deciso con impegno di mandarle alla scuola internazionale. Quindi stai... cioè, non hai risparmiato soldi andare giù a Lugano, diciamo. Cioè... No, anche perché se possibile la scuola internazionale qua, visto che a Zurigo c'è una forte concorrenza tra le scuole Internazionalità, internazionali, ce ne certo. sono tante, qua non ce ne sono così tante, ce ne sono due, e possono fare un minimo di cartello e dire, vabbè, se teniamo i prezzi alti noi, li tengono alti loro, siamo a posto. Poi vuoi anche che sono più piccole perché... Immagino. C'è chi fa domanda un po' concreta, magari forse Aschi che era un po' interessato all'aspetto Lugano sì, Lugano no, Lugano addio. Secondo te così, boh, a bruciapelo, 40k in Italia da remoto o 80k in Ticino se sei giovane? Ma in Ticino come frontaliere o in Ticino come Ticino in Ticino proprio?
cioè come residente, perché secondo me la cambia. De Fiano Romancio. Ok, immagino che De Fiano Romancio è bellissima, sempre. Entrambi le possibilità, se si può. Ovviamente frontaliero ha dei vantaggi Secondo me economici. un frontaliere possibile, e non lo so. Beh, allora, non so se è un'offerta effettivamente sul tavolo, non so se. Allora, purtroppo in Ticino c'è questo problema. I ticinesi, adesso non voglio parlare male dei ticinesi, però è una cosa che ho visto succedere parecchio. In molti si lamentano, i miei figli non trovano lavoro perché ci sono gli italiani che fanno i frontalieri e vengono a rubarci il lavoro. Allora, questa è una ipersemplificazione, non il 100% delle persone la pensano così. Allora, questo è Però si un sentimento percepisce. generale. È vero che i giovani svizzeri difficilmente trovano lavoro in Ticino e di solito vanno a Zurigo. Questo è vero perché noi avevamo parecchi vicini di casa quando vivevamo a Zurigo che parlavano italiano ma erano svizzeri ed erano andati a Zurigo per trovare lavoro. Però poi dall'altra parte guardi chi sono quelli che assumono gli italiani e sono svizzerissimi e sono gli stessi che si lamentano che i loro figli non hanno lavoro. Vabbè, tutto il mondo è paese, E tutto il mondo è quindi dici, paese. però ragazzi, cioè, ovviamente la Svizzera ha fatto degli accordi con la Comunità Europea per cui non può non accettare certe condizioni e quindi si trova in questa situazione per cui deve accettare i frontalieri, deve fare una serie di cose per rimanere all'interno di alcuni accordi con l'Unione Chiaro. Europea. Chiaro, chiaro. Quindi e tante aziende so che non mettono neanche sul tavolo il trasferimento in Svizzera se tu sei entro i limiti del frontaliere, però varia da azienda a azienda, varia da posizione a posizione, quindi non voglio fare una generalizzazione. So che alcune aziende si preferiscono assumere il frontaliere piuttosto che perché comunque a loro pare che costi meno. Ci sta, ci Non, sta. poi non ho Purtroppo dati io concreti, non ho numeri, quindi non. immagino, non è che stai lì, non è che stai, cioè, magari percepisci qualcosa, ma in realtà immagino che tu sia anche distaccato dalla realtà, dalla vita quotidiana di Lugano, del Ticino, insomma. Non so Sì. se, insomma, quanto ti senti integrato, non lo so, immagino che sono Ma sai, realtà. essendo in un piccolo paese, perché io sono in un paese di 1500 persone adesso, quindi essendo in un Ok. piccolo paese, si entra più facilmente in contatto con le persone, okay? Rispetto a essere in centro Lugano, in cui comunque è Però una immagino tu non città. sei percepito come italiano che va lì a rubare il lavoro agli svizzeri. Sto No, lavorando per, sono un assolutamente. manager di alto Anzi, livello in un'azienda americana. Quindi no, immagino che la tua percezione sia. io sono stato percepito come quello che ritorna in Ticino dalla Svizzera interna, quindi grande che torni qua e lavori qua e porti ricchezza al Ticino. È proprio una cosa che Quindi se non sei italiano e c'entra vai in nulla. Ticino, se fai il giro dal nord e passi da sopra, Ti stai nota sei per loro. benvenuto. Okay, quindi non è funzione di stato, è funzione del percorso. Diciamo, non è... Sì. Guarda, ho ancora un paio di argomentini, magari andiamo un po' più veloci perché poi magari siamo stanchi e qui abbiamo una certa età. Primo argomento, più leggero, è sullo streaming, caro Marco. Così, ho scoperto che tu sei uno streamer su Twitch, ma che c'entra? Perché? Come? Chi sei? Intanto Allora, per chiunque perché è qui, intanto al volo, per chi sta seguendo la live, il titolo della live, appunto, c'è anche c'è il handle, come si chiama, lo username, il Twitch account di Marco, e lui è uno streamer. Gli ho promesso che gli triplicavo i follower, che erano un centinaio prima. Andate via a iscrivervi sul 610, canale. credo. Come va in real time? Quanti ne abbiamo? Quanti ne abbiamo? Allora, devo guardare. Vai, vai. Andiamo a Aspetta, vedere. Fate il nome intanto. ah, ok. 144. Ancora non c'è la gioia. Ancora non c'è la gioia. Il nome è Pan Spinning Kids. Allora, da dove arriva? Pan era il mio handle
nel demo group che avevo fondato nel 94, che si chiamava Spinning Kids. Anzi, in realtà il demo group è stato fondato un po' prima, Spinning Kids è nato dalla fusione di due gruppi. Quindi questo è il nome. Ok. E cosa fai? Cosa ci fai online? Allora, cosa ci faccio online? Io quando facevo demo, torniamo indietro, quando facevo demo, io ero davanti al computer la sera, non c'era internet. C'era l'internet dial-up, che costava anche un botto, quindi alla fine lasciavi perdere. E quindi mi mettevo davanti al computer e facevo le mie cose. E mi riuscivo a concentrare e riuscivo a fare demo piuttosto che altri esperimenti, capire come funziona una scheda grafica e fargli fare cose che non era stata pensata per fare, cose del genere. Quando, cioè più di recente, ho riprovato a fare cose del genere e mi sono accorto che sì, c'è il cellulare, ti metti a guardare Facebook, ti metti a guardare questo, ti metti a Ti guardare distrai, quell'altro. cioè siamo tutti Non quanti riuscivo a vittime concentrarmi. delle distrazioni. Esatto, non riuscivo a concentrarmi. E a un certo punto ho pensato, ma non mi ricordo il processo decisionale per cui sono arrivato a dire faccio lo streaming. So che ho detto, boh, proviamo a fare sto streaming. E mi sono messo a fare uno streaming in cui ragionavo su, non mi ricordo neanche esattamente cosa. Però ragionavo probabilmente del codice. Sì, del codice, perché mi ero messo a ripulire le demo dell'epoca. Adesso, scusa, è un anno fa, però non mi ricordavo già più cosa avevo fatto. Mi ero messo a ripulire codice di fine anni 90 e rimetterlo a posto, aggiornarlo, mettere, magari c'era una libreria che era solo in assembly, tradurla in Codice C++. tuo? Quindi codice Codice mio. tuo, lavoravi sui Codice tuoi mio. progetti, non fai cose open source o cose progetti di altri o altre cose, No, ovviamente. Niente di lavorativo, ovviamente. lì c'è un motivo proprio professionale, nel senso che, come tutte le aziende, loro ti dicono se tu devi contribuire a dei progetti open source, devi chiedere un'autorizzazione particolare perché devono verificare che non Ok, ci addirittura. siano IP leaks o cose del genere. Quindi, comunque, formalmente tu devi chiedere un'autorizzazione. È ovvio che se vado a fare una cosa che è regex, non lo so, ma vado a contribuire a una libreria di regular expression, non c'è problema. Conflitto. Però cerco di non farlo perché comunque non mi va. E lavoro soprattutto su progetti miei, su esperimenti che faccio io. Ho fatto alcune cose di interazione con ChatGPT, per esempio, vedere come si programma con ChatGPT, la chiavica. Ok. La chiavica. Comunque. Ho un amico che lavora anche adesso con noi, un ex livello 6 in Google, che invece è entusiasta di Copilot e ChatGPT come supporto alla Allora, programmazione. però dipende per fare cosa. Perché, per esempio, io ho anche un blog, marcofoco.com, lo dico così, Ok, questo non lo che è un blog di ricordavo. C++, un blog di C++. Ok. E tra le altre cose, ho fatto un esperimento con ChatGPT proprio su code understanding. E ChatGPT là invece mi ha sorpreso abbastanza. Cioè, io avevo scritto un algoritmo che è abbastanza vecchio, non è uno degli algoritmi molto moderni che sono apparsi tanto su internet, ovvio, è conosciuto. È il metodo per disegnare le linee senza usare floating point, quindi una roba che io avevo imparato negli anni Ok. 90 proprio perché non c'erano processori con floating point. Inizialmente, il primo che ha avuto floating point unit nel processore è stato il 486, però aveva la versione 486 SX che era senza processore ancora, e in tanti compravano quella perché tanto le applicazioni non usavano floating È point un all'epoca. DX2, era turbo figo. Tanta roba. E quindi dal Pentium il floating point è stato nel processore sempre. E quindi algoritmo che veniva usato magari negli anni 90, primi anni 90, metà anni 90, scritto in una maniera bastarda proprio, con template incastrati male, e poi anonimizzato, cioè tutte le variabili le avevo cambiate, Un e l'ho aggiunto a lavorone, ChatGPT. Ovviamente ChatGPT sul momento non ci ha capito un cazzo,
Però ho provato a fare delle piccole interazioni, ho provato parecchie volte, non è, non ho, anche perché involontariamente davo troppi input a volte e quindi ho dovuto rifarlo un po' di volte, però è sempre riuscito a capire anche quando mi sono sforzato di non dargli gli input giusti, cioè non dargli gli input sbagliati, ma dargli il numero minimo di input. E assieme abbiamo capito cos'era il codice. Cioè, ho fatto questa simulazione di code understanding in coppia. E Penso che mi ha l'ho, forse ho visto impressionato. al volo sul tuo blog c'è anche un bell'articolo sul come ho usato ChatGPT. Che Sì, poi è proprio quello. È vi proprio quello. consiglio di andare a dare un'occhiata. C++ explain to my dog. Esatto. Quindi E niente, proprio ChatGPT mi ha subito quello. Adesso in stream sto facendo dei tentativi di usarlo per fare una demo e mi ha mandato completamente fuori, nel senso ha generato cose che non funzionavano, non potevano funzionare come erano state generate, 3 ore di lavoro per cercare di capire dove erano i problemi e poi 3 giorni miei a studiare l'ho messo a posto. Quindi niente, ha fatto perdere tempo, insomma. fatto perdere tempo, secondo me, in questo esperimento. Beh, poi non è. ChatGPT, poi quello che secondo me è importante dire, ChatGPT di ieri non è ChatGPT di oggi. ChatGPT Di ci oggi sono molte intendi quello che è cose. uscito oggi, oggi o No, no, ma per intendi... dire, ChatGPT è continuamente aggiornato, anche se non si vede. Se tu vai a guardare, c'è un tizio Qualcuno che che si chiama Robert traccia Miles. stessi prompt giorno per giorno e vede come evolve la risposta. Come si chiama questo qui, No, no, Robert? no, c'è un tizio che si chiama Robert Miles, non so se l'hai mai visto, si occupa di Robert AI, non si Miles. occupa, non quello di musica. Esatto. No, si occupa Quello di dei AI, ma Children. lui è soprattutto spesso su Computer File come canale, sul canale Ah, YouTube Computer Computer File, come no? Come no, File. certo. E lui si occupa di AI, in particolare lui di lavoro si occupa di sicurezza di AI. Ci sono dei video che sono di pochi mesi fa. Un mese e mezzo fa su ChatGPT in cui mostra degli exploit su ChatGPT in cui usa delle parole specifiche e danno delle interpretazioni e ChatGPT dà delle interpretazioni completamente diverse, adesso non sono più valide. Cioè, quindi ChatGPT viene aggiornato continuamente, viene modificato, non è una cosa. Infatti l'esperimento che ho Statica. fatto io è di inizio dicembre, questo qua è di adesso. Ci sono delle cose diverse, ci sono decisamente delle cose che continuano ad essere aggiornate. Quindi vedi un futuro un po' roseo per queste tecnologie? Io sono dell'idea che questi siano tool, cioè questi Ok, diventeranno quindi che tool. ci aiuteranno, non ci sostituiranno. Non ancora ci aiuteranno, non ci sostituiranno assolutamente, non nella nostra vita, secondo me. Non Non nella nella nostra, nostra probabilmente, vita. la nostra vita professionale probabilmente no, non lo temo. Però se fossi No, un ma non diciottenne oggi, solo. un po' sì, un po' sì. Beh, ma un diciottenne oggi non deve. Non, non, allora, sì, si mette a programmare se gli piace programmare, ma no, secondo me non deve puntare la sua carriera su quello, ma deve probabilmente nella sua vita lavorativa dovrà alzarsi un livello sopra. Cavolo. Non volevo sentirle queste parole. Perché? Non lo so, non lo so, ancora penso che io tutta la mia carriera, tutta la mia carriera da software engineer è stata lanciata da una forte passione. Io scrivevo videogiochi quando avevo 7 anni, scrivevo codice e senza quella spinta creativa, magari se fossi partito politicamente a pensare cosa mi conveniva, forse non sarei arrivato dove sono arrivato. Ecco, oggi magari uno, un giovane, può darsi che già sa che se sta scrivendo il suo videogioco è irrilevante e è pesante, è pesante. Ma dall'altra parte, cioè, io non lo so, anch'io ho iniziato più o meno a quell'età e ti dico, ma io manco ci pensavo che avrei fatto il videogioco da grande. Cioè, a me piaceva videogioco oppure il programmatore, piaceva capire come funzionava la macchina. Quella era la mia curiosità. E tutto l'assembly che mi sono fatto verso i 12 anni, cioè,
non è Una roba spinta che. ancora più ancestrale. In realtà ho sempre avuto astrarre dall'hardware, mi piace sempre layer software, il software sviluppo, quindi tu hai un layer sotto. Ecco, ora il layer sopra è che non puoi neanche capire come funziona i dati di un Ma è proprio training. quello il bello, cioè non, da un certo punto di vista, se tu hai l'interesse per capire la macchina, continua a farlo. Cioè, imparati l'assembly anche se adesso è completamente irrilevante. Una delle cose belle che mi è capitato in streaming è che io ho uno o due viewer ogni tanto, qualche volta zero. Non mi interessa perché, tornando a come uso lo stream, io lo uso per riconcentrarmi com'era, per tornare a quello che era il mio livello di concentrazione di quando ero da solo davanti al computer senza distrazioni. Perché? Perché se c'è qualcuno dall'altra parte, io non mi metto a guardare il cellulare. Io Ok, rimango sullo quindi stream, rimango concentrato su quello che sto facendo. Quindi il mio uso dello streaming è quello. chiaro, non stai facendo streaming perché vuoi fare una carriera da streamer. Ovviamente lo fai per dire, anche solo l'ipotesi che venga qualcuno a guardarmi, sono osservabile e quindi sto concentrato. Mi fa da Concentrato. commitment verso. È interessante, è interessante. È il Però mi primo che faccio sento che fa distrarre così. ogni tanto, perché mi è capitato un ragazzo qualche tempo fa, argentino, che mi ha detto: "Ah, assembly, a me piace un sacco l'assembly", visto che stavo lavorando su del codice assembly portandolo in C, ha detto: "Mi piace un sacco l'assembly. E secondo te che linguaggio dovrei studiare?" E gli ho detto: "Scusa, mi ha detto che era il primo anno di università." Gli ho detto: "Va bene, hai problemi di soldi? Devi pagarti l'università?" "No." "Bene, puoi vivere tranquillo fino al terzo anno?" "Sì." Allora gli ho detto: "Ascolta, non stare a imparare qualcosa perché ti serve diventare produttivo in quello per venderti. Tanto tra Avrai 3 anni." qualche passione. Fai quello che da dove viene A lui piaceva l'assembly. tirato. Ho detto: "Tu continua a lavorare in assembly, fatti l'assembly tuo, vai avanti con quello. In università imparerai altre cose, ma se è una cosa che ti piace, il valore che ti darà l'imparare l'assembly anche di tuo self-motivated ti darà molto di più di quello che ti potrebbe dare un Un JavaScript, Rust, framework perché lo Go, userò in qualunque tanto. altra cosa imparato a sforzo perché stai pensando che domani vuoi farci dei soldi e poi ti ritroverai nella posizione in cui quel linguaggio potrebbe diventare obsoleto." Ottimo, ottimo consiglio e non posso che essere d'accordo. Che tengo a precisare che non significa che stiamo invalidando un po' tutto il calneoportismo del non seguire la tua passione, ma qui stiamo soltanto dicendo segui la tua passione in un ambito che però, cioè non sto dicendo fai la rockstar nel frattempo, ma nel senso che sei un informatico, vuoi diventare un informatico, all'interno di questo mondo che comunque ha mille sfaccettature, lì cercare di imparare seguendo un po' la propria passione, usarlo come base di deliberate practice, secondo me è perfetta come cosa. Perfetta Sì, come cosa. assolutamente quello. Soprattutto se non hai necessità specifiche, perché, beh, memore della mia Chiaro. esperienza, io volevo essere più indipendente, quindi ho deciso di andare a lavorare. Però, anche perché pensavo, e sono ancora convinto, che non sarei riuscito a fare l'università in 7 anni come tutti i mortali all'epoca, anche se avessi lavorato al 100%, cioè anche se avessi fatto l'università al 100%. Qui tanto valeva diluirla un po', ma avere tante esperienze. Ma questo io reputo che sia valido anche oggi. Anche oggi Sì, ma non era. suggerirei di metterci un anno in più, ma fare esperienza nel frattempo. Ma non era un pensiero razionale quello di dire faccio l'esperienza, era proprio mi piace programmare, cioè ce n'è di pazzi. Che sia Visual Basic, ma in realtà è iniziato a assemblare computer prima di programmare. Tu ecco, sei molto connesso all'hardware, per cui questa è una cosa che molti amici nerd dell'epoca, quando io ero ragazzino, erano gente che smontava cose, smontava, si costruiva i computer, mi è andato a cercare chip, c'è un amico che gli vendeva qualche megabyte di RAM di qua, ma non è compatibile. Io ho sempre odiato questo, non so perché, ho un certo rigetto verso l'hardware, però vabbè, sono fatto così. Eh no, siamo diversi. Ma Quindi niente, quindi ragazzi, quindi non seguitelo Marco perché sennò poi gli vengono troppe persone in chat e lo disturbate al contrario, perché guarda,
avere quei due o tre viewer è commitment ed è utile. E magari se c'è qualcuno, ti arrivano anche commenti in chat, ogni tanto interagisci con qualcuno. Sì, ti ho visto l'altro giorno io Sì, che sì, stavi sì, sì. interagendo. No, quando c'è qualcuno che si fa domande, di solito cerco di rispondere, Chiaro. Ecco, se però te vengono 100 persone, poi è un casino, fai solo quello, per cui banna, cacciali via. che interesse hanno le 100 persone? Perché Chiaro. se comunque sono Gente che interessate a chiede, quello è che meglio fanno, va bene. Se sono interessate, informatica o va ingegneria informatica? bene. Allora, io è una domanda? No, Se ho no, fatto no, lo fanno informatica. tutti, lo chiedono. No, 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 questo è un Ah, meme del canale che a me per i primi 6 mesi mi hanno chiesto ogni live, ma tu consigli informatica o ingegneria informatica? Cioè, tutto è stato così un meme che rispondevo a caso, dicevo, boh, ma no, bomba ma di dipende pizza dall'università che margherita. hai sotto, cioè non sotto casa, dipende dall'università che hai nella tua città. Per esempio a Milano, all'epoca mia, ingegneria informatica era molto più puntata sulla programmazione, quella che si chiamava scienza dell'informazione, poi è diventata informatica, invece Era più era teorica. molto più puntata sulla amministrazione di sistema. Si faceva molto Ok. più Unix, molte più cose su Unix, e quindi in buona parte di quelli che sono usciti dalla scienza dell'informazione sono, allora, non sto Sistemisti. dicendo tutti gli ingegneri informatici si sono messi a programmare e tutti quelli di scienza dell'informazione o informatica si sono messi a fare i sistemisti, però vedo nella mia esperienza limitata un sbilanciamento a favore dei system administrator in quelli che hanno fatto informatica e più invece gente che fa sviluppo su chi ha fatto ingegneria. Può essere la mia visione, può essere l'anno, può essere tante cose, quindi non voglio porlo come cosa generale, però io quando mi sono informato ho visto che a ingegneria informatica mi interessava di più quello che veniva fatto, anche se era più teorica ingegneria informatica addirittura, quindi una roba. C'è gente che sta svenendo sulla parola assembly. Domanda: l'assembly è estremamente time consuming, bello lo stato di flow per giorni nel deep work, ma come la vivi la coscienza che a un certo punto diventa la conoscenza che diventa asintotica, quando per imparare un epsilon in più ci metti mesi? Questo è Mr. Parsing, ci chiede. Allora, Concordi con l'affermazione o concordo con l'affermazione. L'assembly, io contesto? Lui nel è molto deep su questi argomenti. No, no, Quindi no, no. L'assembly io l'ho imparato in un momento in cui il tempo era diverso. Cioè, anni 90, come dicevo prima, non c'era internet, non c'erano le distrazioni, ti mettevi davanti, facevi queste cose qua. E quindi sono avvantaggiato, non avevo. Non, ed era un periodo in cui avevo magari 16 anni, 15 anni, 16 anni, questo periodo. Anzi, in realtà ho iniziato prima con la sempre 6502 sull'Apple 2 e poi con quello del 386 quando sono riuscito a mettere le mani sul 386, parliamo del 92. Quindi diciamo che sono stato privilegiato da questo punto di vista, cioè nella sfiga, perché non c'era niente, sono stato fortunato. E quindi me lo sono potuto imparare come piaceva a me. Fino al Pentium 1 io ho scritto assembly facendo pairing a mano delle istruzioni sulle due pipeline di esecuzione perché si poteva ancora capire. Dal Pentium 2 non no, aveva è più senso. diventato già, ricordo anch'io che anche solo vedere il disassemblato, a me piaceva C++, in realtà ero penso più amante del C, se non mi fossi fatto sporcare dal C++ presto sarei rimasto un C programmer, mi piaceva tantissimo perché era portable assembly e mi ricordo che facevo deep dive nel disassemblato e mi divertivo, però a un certo Ecco. punto c'è una cosa che non capivi più perché era veramente dipendente da ottimizzazioni che non potevi prevedere e No, capire. ma non era solo una questione di ottimizzazioni. Il fatto è che col Pentium 2 hanno introdotto, non mi ricordo quale delle due feature, perché poi alcune sono state introdotte sul Pentium 2, altre, cioè tra il Pentium 2 e il Pentium 4 sono state introdotte comunque feature di register renaming e instruction reordering. E quello fa sì che le tue ottimizzazioni non saranno più in cazzo. Cioè, la tua ottimizzazione a mano di mettere le due istruzioni che si possono parallelizzare vicine e quell'altra invece sotto, oppure di avere due flussi di esecuzione che vanno uno su una pipeline e uno su No. un'altra, non serviva più a niente. Non era più utile e quindi
Anche la ha. branch prediction è stato fatto tantissimi avanzamenti nel Esatto, branch codice. prediction, un'altra cosa Cioè, alla fine che non c'era più una if nel codice, era tutto quanto no. calcola entrambi i branch e poi sommali. Esatto, cioè ci sono una serie di cose per cui non aveva più senso fare l'assembly, quindi adesso Perde fare sempre il gioco, assembly chiaro. è fine a se stesso, cioè diventa una cosa fine a se stessa. All'epoca aveva un senso perché riuscivi a tirar fuori delle performance che non avevi altrimenti. Cioè uno dei giochini che facevamo con la FPU, per esempio, sui primi Pentium, non MMX, quindi che non avevano SIMD, cioè istruzioni in parallelo, era riuscire a fare tre moltiplicazioni a 8 bit in contemporanea, sparpagliando i dati dentro un floating point. Possiamo Ma spendere un'ora solo a difficile. spiegare questa cosa. Ecco, stavo pensando più in un intero, cioè in un floating point. No, in un floating Ok. point, è quello il Floating trucco, point perché il floating point è. va a 64 bit e tu mettevi 8 bit, 8 bit, 8 bit nella mantissa spaziati in modo che facendo la moltiplicazione andasse, tu avessi ancora Ok, quindi sempre lossless, nel senso che tu vuoi il risultato Sì, lossless, non con vuoi. moltiplicazioni esatte 8 bit e lì si faceva per esempio interpolazioni di colori. Non rischi la come si chiama? No, era tutto calibrato Underflow, per non no, avere perdonami. underflow, per non avere, scusami, perdita di precisione, per mantenere quei valori. Ci sono Che nerdata, che figata, che nerdata, inutile dei ma giochini per fighissimo. cui abbiamo fatto un filler poligonale con interpolazione bilineare, proprio tutto fatto in quella maniera là, bucio de culo Immagino. Guarda, io voglio fare inventato. ancora due o tre domande career oriented e poi prima di morire qualche domanda più sulla parte investimenti e soldi, vediamo se ci arriviamo vivi. Un paio di domande veloci al volo. Federico Bidone chiede, un ventenne oggi come entra in Nvidia? Alla porta, no, scusa, Ah, non si è calato dal tetto? no. Allora, un ventenne come entra in Nvidia? Dipende da quale sede stiamo parlando. Perché per un ventenne americano, probabilmente è relativamente semplice entrare a livelli bassi, bassi intendo IC 2-3 negli Stati Uniti. 2 probabilmente, se è ventenne. O se in stage è un altro discorso, cioè se è un intern è un altro discorso, però è relativamente semplice entrare in un'azienda, anche parliamo di Nvidia, ma parliamo in tutte le aziende. Nelle sedi remote, talvolta è un po' più complicato, proprio perché le sedi più piccole si tende a fare meno formazione interna. Anche là dipende Quindi dall'azienda, vogliono però. gente già mangiata. Tendenzialmente da noi ci sono già pochi IC3 come Quindi c'è un intern. po'. Ok, IC3 immagino sia quello IC3, che abbiamo sì, un livello 3 scusami, in Google, o un livello non so 4, se forse. credo sia bachelor come cosa di Ah, riferimento. ok, quindi forse è scalato verso il basso rispetto a Google. Sì. Quindi immagino che la risposta, semplificandola, sia: è più facile entrare in America, ma è più difficile entrare in America, nel senso che se siete europei, perché Esatto. ti sponsorizzano per andare lì è Perché se sei complicato. europeo è problema del visto. È il visto. Quindi entrare nelle sedi remote, quindi non US, e comunque la barriera d'ingresso è un po' più alta. E comunque Sì, per chi è sì, sì. Ci interessato, immagino ci saranno le openings sul career sono le opening Nvidia.com. su, credo che vengano pubblicate principalmente su Workday, Glassdoor forse, e Ok, LinkedIn si trova anche qualcosa, sì. altra domanda connessa è: uno che ora ha 20 anni, con la sua esperienza, su cosa dovrebbe andare? Sulla sua esperienza, non capisco che significa. Di for bla bla bla. Un te che ora, mettiamo che tu avessi 20 Ah. anni oggi, con la tua esperienza. Ma con la mia scritta dell'estero. Sì, aspetta, no. La devo rileggere, mi sono un po' incartato negli occhi. Forse sarebbe un tornassi indietro, ma vivessi nel presente, nel senso se oggi fossi un ventenne, o se avessi un figlio ventenne, cosa gli direi di fare? Ma è esattamente quello che dicevo prima, cioè segui quello che ti piace, intanto che abbia un senso in quello che vuoi fare. Ma giocaci, cioè
Il mio concetto è giocaci finché puoi permettertelo, perché, chiaro, ripeto, se ora a 20 anni io mi trovassi da dover lavorare, perché sennò non pago l'affitto, non pago le bollette, né? È un discorso diverso da sono a 20 anni, sto tranquillo economicamente, posso permettermi di fare altro. Cioè posso permettermi di... Quindi secondo me dipende molto dalla tua situazione, non è così semplice. Chiaro, chiaro, e segui... Sì, tutte le domande, questa è una risposta molto interessante, nel senso che tutte le domande del tipo che linguaggio mi consigli, qual è il settore più hot, sui settori un po' mi viene da pensarci e cercare di dire la mia, nel senso che c'è qualcuno che dice dovrei specializzarmi in machine learning o in, non lo so, in che altro settore, o in COBOL. O in cloud, ma in realtà se uno mi chiede COBOL o machine learning, io gli dico ma COBOL paga bene, cioè se trovi da lavorare paga bene. Non so se ancora, forse lo era, no, fino a poco fa, forse non più. Nuovo COBOL. Chiaro. Beh, però i settori sono importanti, perché se vai entri in un tunnel poi magari rischi di non uscirne più, per cui magari lì un po' viene da dire c'è da pensarci, da fare un po' di discorsi opportunistici. Ma infatti però... io dico sempre che deve piacerti quello che fai, cioè se poi a te piace COBOL, cioè, vai, fai, però cioè, deve piacerti l'ambiente, deve piacerti il lavoro, deve piacerti quello che stai facendo. Se tu sei appassionato, chiaro, di revisione rendi dei 5 codi... volte tanto, rendi 5 volte tanto. domanda, Venchizon, se non esistesse Nvidia, in che settore piacerebbe lavorare? Ah, bella domanda. Allora, beh, io non sono mai stato uno dei settori, appunto avendo lavorato in tanti posti, non sono mai stato schizzinoso sui settori. No, a me piace imparare, non è questione in che lavoro, in che cosa farei. Io vorrei essere in un posto in cui imparo cose nuove. Questo per me è sempre stato, è stata una delle motivazioni per cui ho fatto un'azienda, perché comunque da consulente vedevo sempre cose nuove, però a un certo punto smetti di vedere cose nuove perché ti iniziano a prendere per quello che sanno che tu sai fare, e quindi il passo di creare l'azienda è stato anche quello, cioè iniziare a poter vedere progetti più grossi. Poi ho sbagliato nello scalare, come ho già detto, l'azienda non ha scalato, io non ho visto delle cose più grosse, infatti ho voluto passare a lavorare per un gruppo di ricerca, e poi c'è stata l'opportunità di Nvidia, sono andato in Nvidia. E all'interno di Nvidia ho cambiato, cioè nel senso, non ho cambiato, non ho scelto di cambiare all'interno di Nvidia. Ci sono stati dei riaggiustamenti che però mi sono andati bene. Quindi non mi sono mai lamentato di come sta andando, però finché io riesco a vedere cose nuove sono contento. Quando non riuscirò a vedere cose nuove, probabilmente cercherò qualcosa di diverso, cercherò di trovare qualcosa di nuovo ancora. Ok, l'ultimo topic che tocchiamo, finché abbiamo energie, è l'aspetto un po' economico. C'è chi fa domande dirette, e magari lo prendiamo un po' a ceffoni, che è il buon Federico Bidone, che vuol fare content, vuol fare cose. Sì, ma quanti soldi hai, quanto guadagni, come investi, quante stocks... puoi dire qualcosa, vuoi dire qualcosa, o vuoi essere generico? Allora, quello che ti diciamo, senti a dire, ovviamente. Diciamo una cosa, io ho... ci provo, poi chiamo Giorgio e mi insulta e dico, vabbè, capito un cazzo come al solito. Abbiamo fatto un po' di call in cui mi dicevi, ma secondo te faccio bene a far così? Ah! È una cazzata! E quindi poi qualcosa lo faccio spesso. Spoilerò qualcosa che sono sicuro che sia neutra, no? Del tipo, Giorgio, io ho sempre lavorato tantissimo, però non ho mai avuto tanti soldi. E come funziona? Come funziona? Esatto. Cioè, a un certo punto mi sono trovato i soldi di azioni che erano salite tanto e non sapevo che cazzo farci. Cioè. Cioè, ma infatti il discorso di comprare una dentro, casa, compro casa, poi dopo che è anche quello. È anche quello, non so che cazzo fare, ho abbastanza per fare un anticipo della casa, compro la casa, perché almeno mi tolgo un problema. Okay. Perché per me invece il dover pagare l'affitto tutti i mesi mi mette un po' più di ansia. È ovvio che poi qua paghi lo stesso, perché... Sì, sì, infatti avere una casa in Svizzera... Se sei scemo e prendi in carico...
vabbè, no, l'ha fatto una cazzata quando ho preso in carico la cosa, quando ho preso in carico l'ipoteca del vecchio proprietario che durava 2 anni e è scaduta a inizio anno e mi sono beccato, mi potevo beccare un'ipoteca per 10 anni allo 0,81? Potevo? Madonna. E mi sono preso un'ipoteca, una trambata sul 50%, cioè un'ipoteca al 2,5%. Ouch, no, ok. Breve, l'ho fatta il più breve possibile, speriamo che tra 2 anni le cose migliorino. Per spiegare un po' al mondo, qui in genere, quando compri la casa, il vecchio proprietario ovviamente aveva il mutuo, cioè nessuno ha estinto il mutuo, e quindi in genere quello che si fa è che il mutuo si salda e tu te ne fai uno per conto tuo. Marco l'ha rilevato, quello del vecchio era molto basso perché era un mutuo vecchio, però era solo per 2 anni, quindi alla fine hai fatto un mutuo a tasso fisso a 2 anni e purtroppo sono scaduti adesso che i tassi sono più alti. Ah. Esatto. Lui mi ha ovviamente scontato la differenza, no? Quindi non è che ci ho perso su quello, però lo sapevo che il rischio c'era di rimanere fregato, perché non avrei avuto, avrei rischiato di non avere, non mi aspettavo così tanto. E quindi mi sono preso un po' una trambata su quello. Errori. Però i soldi risparmiati nell'acquisto di casa sono il classico investimento per chi ha paura degli investimenti. Cioè, o quantomeno compro cose solide. Allora, c'è da dire che adesso considero di avere appunto una cosa solida da una parte e magari mi permetto di più rischio dall'altra. Cioè, su quello che sto cercando di fare ci butto un po' più rischio. Poi, ovviamente, ogni volta che parlo con te mi dici, però devi differenziare, e c'hai ragione. Perché alla fine io The elephant in the room. Tu non hai tante stocks Nvidia, no? Non hai troppo concentrazione. Allora, non sai dove sta il tasto vendi, cioè sul portale interno delle stocks. Il problema è che Nvidia ha fatto delle cadute potenti, e quindi mi sono rimaste sul gobbo alcune cose che sono a dei livelli alti. Io per mia scelta cerco di non perdere mai quando vendo le azioni, cioè ho questa filosofia, non voglio perderci. Se un'azione mi è stata assegnata a 100, io non la vendo a 90, o la vendo a 100 o aspetto. Ok, un po' di sunk cost fallacy sono qui, però però finora non ho mai perso, cioè non sono mai andato in negativo rispetto alle azioni che ho ricevuto da Nvidia o che ho comprato tramite le... Oh mio Dio, anche con il fatto che comunque c'è stato, non so quanto stiamo dall'all time high, penso che stiamo un po' sotto, mentre down spinto. Siamo sotto di un 30% dall'all time high. Soltanto? Sì. Ok. L'all time high era 248, okay. E adesso siamo a 235 forse oggi, però era 244 qualche giorno fa, quindi... Ok, vediamo se al volo... Siamo sotto di un 100, 105, 110. Questo è più o meno... Ops. A fortuna del principiante sicuramente, Glenn. Però okay. Guarda, ho avuto... Però quando stavamo qua sotto, quando stavamo a 100... A 110? Sì, a 110 hai sudato forte, no, immagino. Però non ho venduto. Okay. E poi ho venduto alcune che erano a prezzi intermedi, che erano stati assegnamenti successivi a prezzi intermedi, sempre un po' sopra il prezzo di vendita. Ok. È un po' di fiducia nell'azienda, diciamo, dai. Ok, benissimo. Per il resto, come gestisci le tue finanze, ad esempio? Tu male. Soldi sotto il materasso, sei affidato a qualcuno, no. Hai un consulente della banca, investi in proprio, non investi? No, investi in proprio, cerco di capire, cioè, tu sei una delle persone a cui ho chiesto tante cose, ho un altro paio di persone, uno all'interno di Nvidia che... con cui chiacchieriamo tipicamente di queste cose, e quindi alla fine ho girato molto su ETF. Ok. E sto investendo su quelli. Posso dire il prossimo investimento che sto pensando di fare è su emergenti. Mettere qualcosina lì.
Perché al momento qualcosa. sta, cioè stai prendendo pezzi di un quadro Sì, oppure. sto prendendo pezzi di un quadro che ho in mente, che però non sono sicuro che sia il bilanciamento giusto. Diciamo che sto prendendo le misure con un po' di cose. Voglio anche capire come funzionano. Perfetto. Quindi non stai cercando di seguire, stai cercando di studiare in proprio, capire. Beh, quello è un ambito in cui quando dici voglio imparare, c'è molto da imparare. In realtà non è neanche, non è rocket science, è più. Le basi sono molto semplici. C'è un aspetto emotivo che è un po' più complicato. È un aspetto emotivo, vuol dire, vediamo, ok, stabilisco una linea, e poi dopo tenerla quando le cose vanno male è un lavoro molto, molto emotivo. Però Ok, diciamo. questa è domanda un po' doppiona, se riesci a risparmiare ogni mese, a quanto risparmi ogni mese, in percentuale dello stipendio più o meno quanto pensi quanto è il tuo saving Beh, rate? allora, dello stipendio base, senza Della contare. Allora, compensation annua, la compensation annua, a compensation annua parte in la questo compensation periodo è un po' drogata da perché c'hai le un stocks che. evento che. Esatto. Quindi, non lo Balla. so, balla. Allora, dello stipendio base, io direi che quasi tutto va via. Per Te lo quello che abbiamo spendi. detto, sì, quello quasi tutto, nel senso che avanzerà, ci sarà un margine di un 15%, dai. Quindi comunque non è poco il margine, però non è neanche tanto. Le stocks, come dicevo, sono un po' drogate da un assegnamento molto alto che è avvenuto qualche anno fa, fortunatamente, però non è una cosa che continuerà nel tempo, quindi comunque è una piccola fortuna che andrà a finire Cioè, diciamo che quest'anno. pre-salita hai avuto diciamo delle quantità di Sì. Esatto, stocks che magari nominale valeva X, però poi ha fatto 10, ha fatto un bel ha moltiplicatore. fatto Però un buon i nuovi moltiplicatore. grant immagino che non siano più così interessanti, quindi in teoria No, c'è non lo questo. sono, cioè non sono uno stipendio, ecco, cioè sono Chiaro, molto chiaro, meno, sono chiaro. una percentuale dello stipendio. Invece su alcuni siamo arrivati ad avere uno stipendio in più. E Un multiplo. quindi, Figo. sì, però sono appunto, ripeto, Stai situazioni, imparando. no, ma situazioni occasionali che non si Che non ripeteranno. ricapitano. Probabilmente, Nvidia da quando sono entrato ad adesso, allora io quando sono entrato le azioni erano a circa, credo, 25, parliamo di ottobre 2015. Adesso, dopo uno split 4, le azioni sono a 250, quindi c'è un per Cioè 10 per 4, 20. cioè un 40 per. Stavano a 25. Erano arrivati tipo a 800. Quando abbiamo parlato di Ethereum, erano a 800 e poi faceva lo split a 200. È andata ancora su, scese giù. Quindi da 25 sono 25 erano però 4 in 1. Quindi da 6 a 250. Quanto cavolo è? 40 per? 40 per. 40 per. Porca 40 troia. per. Sì, avendo le tenute, Cazzo. averle tenute, sì, sarebbe stato 40 per. 40 per, ok, wow. E E lei sul parliamo di picco è molto di più. un'azienda, eh? Picco era anche di più. Ok. Sì, l'ideale è trovare aziende che fanno questo percorso, poi sono imprevedibili, è un'occasione unica e via. Quindi diventa anche un po', non lo so, non è un po' deprimente quando l'anno che l'azienda fa 20 per, tu vedi una compensation ridicolamente alta e poi dopo ti devi accontentare del ok, questa roba qui è successa. Non ti viene voglia di saltare sulla prossima? Okay. Domanda troppo politicamente Ma corretta. allora, secondo me ti viene, secondo me, se non sei contento di quello che stai facendo. Chiaro, chiaro. Io sono anche contento dell'azienda in cui lavoro, quindi non vedo un'azienda per cui
se mi mettesse nelle stesse condizioni o condizioni simili di avere una compensazione notevolmente più alta, no, non notevolmente più alta, ma simile a quella che sto avendo adesso, non vedo il motivo per cui salterei. È ovvio, Chiaro. stiamo parlando della stessa compensazione, se poi la compensazione va a tornare Sì, più nel certo. limite del stipendio base più una percentuale, boh, non lo so. Non lo so, dipende da in che situazione sono in quel momento. Non ci ho pensato. Vediamo cosa succede, ecco. Marco, fantastico, è stato molto piacevole, diciamo che ti libero, anche se abbiamo figli tutti e due, è un po' un casino. Voglio sapere, a chiunque volesse contattarti, tu esisti su LinkedIn, ovviamente, sei facilmente Sì, rintracciabile. LinkedIn. Ma anche su Quindi, Twitter, venire a uno stream e fare domande. esatto, seguite Marco, chi è interessato a fare domande. Lui tu stream in inglese, per Io cui streamo in inglese, vero? Questo non l'avevamo non detto. l'abbiamo detto, quindi potete seguirlo mentre. Hai un calendario? Quando è che streami? Che orari streami? Un A cazzo di cazzo de cane. cane, mi piace. Sì, Però ho visto assolutamente. delle stream di 5 ore. Quando cavolo lo fai? Di notte? Di notte, tipicamente, sì. Cioè tu. Allora, no, c'è un momento in cui inizio. Di solito inizio alle 9:30. Poi Ok. capitano le volte che vado avanti fino alle 3 di notte, capitano le volte che faccio 2 ore Cioè, e poi eroe, tu stiamo. lavori con un lavoro di responsabilità, poi stacchi, gestisci i figli e poi ti butti alle 9:30 a tempo indeterminato. Questa è passione pura, ti invidio tantissimo. Questa è la mia tutta invidia, la tua invidia, la mia tutta invidia. Questa l'hanno già fatta, però. Bene, Marco, è stato un piacere. Grazie Piacere tantissimo. mio, grazie. Spero che sia stata una live interessante per il pubblico, è stata un'ottima partecipazione e interessamento. Abbiamo coperto un po' tutte le domande, tutte le aree che volevo toccare. Chiedo scusa se siamo stati un po' più a braccio, siamo andati, ma con Marco mi sono sentito in confidenza di poter tentare una live un po' più a braccio. E quindi se in chat in qualche mod vuol fare il ride, vai Federico, e vai tranquillo, fai pure il ride. Io saluto tutti. E grazie della bella serata, Marco, è stato un piacere. Grazie Ciao a a tutti. tutti.